E ciao a tutti diavoletti! Oggi salutiamo Marco! Ciao Marco! Ciao Marco, un bacione! E se volete essere salutati nel prossimo video, lasciate un mi piace in un secondo! Lasciato! Oh, diavoletti! Sono super bravissimi, facciamo tutti un applauso ai diavoletti! Sì, un applauso? Adesso noi stiamo per fare la challenge più epica di questo mondo! Voi non potete capire! Esatto, sarà una challenge super epica! Oggi, proprio oggi, voi vedrete una challenge epica! Con il nostro cagnolino! Hop, saluta tutti i diavoletti! Oh, aspettate un momento, grattino! Sì! Ciao a tutti, diavoletti! Qui c'è il nostro cagnolino! Sì, vi saluta! Ciao a tutti, diavoletti! Ok! E oggi noi faremo una challenge super epica con il nostro cagnolino! Mangiare cibo del colore della nostra cover per 24 ore! Vinci? Di quale colore è la tua cover? Beh, guarda con i tuoi occhi! La cover di Vinci è rosa? Esatto, quindi a me toccherà mangiare cibo tutto rosa per 24 ore, sarà molto difficile. Sì, la cover di Vinci è rosa, quindi Vinci mangerà soltanto cibo rosa per 24 ore. Cosa? Oh, Vinci sta già mangiando cibo tutto rosa. Diavoletti, volete vedere la mia cover? La mia cover, diavoletti, è di colore verde! Sì, è verde, guardate, proprio verde! Con questa cover verde io dovrò mangiare cibo di colore verde per 24 ore! Sì, perché ho una cover tutta verde! E il nostro cagnolino ha una cover tutta gialla! Sì, questo è il telefono del nostro cagnolino, vero Hop? Oh, guardate! Quindi la cover del nostro cagnolino è gialla! Dovrà mangiare cibo giallo per 24 ore! Oh, smettila di giocare! Devi mangiare cibo giallo per 24 ore! Oh, sta continuando a giocare? Oh, basta! Dai, devi fare la challenge! Dai! Anche Hop sta andando a mangiare cibo giallo! Ok! Tutti sono andati via! Sì! Tutti sono andati via! La challenge deve iniziare adesso! Anto, cover verde, mangerà cibo verde! Hop, cover gialla, mangerà cibo giallo! E Vinci, cover rosa, mangerà cibo rosa! Ok, secondo voi, chi resisterà fino alla fine? Chi sarà il vincitore di questa challenge? Non lo sappiamo, ma adesso inizia! Ok, cover verde? Sì, sono cibo verde. Iniziamo! 3, 2, 1... Diavoletti, ma cosa sono? Dei macaron! Tutti verdi! Sono tutti verdi, diavoletti! Sì, sono verdi! Dai, mangiamoli! Molto buoni! Questi macaron sono buonissimi! Diavoletti! Guardate, sto mangiando tutti i macaron, tutti verdi! Sono tutti verdi! Sì! Come la mia cover! Ho finito tutti i macaron verdi! Evviva! Dai, dai, continuiamo a mangiare cibo verde! Io vincerò questa challenge e non mi arrenderò mai! Chissà se il nostro cagnolino sta mangiando cibo giallo come la sua cover! Chissà, noi continuiamo a mangiare cibo verde! Cosa? Olive! Sono olive! E sono verdi! Olive tutte verdi! Verde? Sì, ok... Verde? Verde! Wow! Mangiamo! Oh, ok, dobbiamo finire tutte le olive! Ne sono tantissime! Oh, ok! Diavoletti! Oh, ok, tutte! Dobbiamo mangiare tutte le olive verdi!
5 minutes later. Ok, ho finito tutte le olive verdi. Adesso beviamo una bevanda tutta verde. Che bella questa bevanda tutta verde. Come la mia cover tutta verde. È come queste piante. Sì, queste piante sono tutte verdi. Come la mia cover. Wow! Sono circondato dal verde. Sì, sto mangiando in un luogo tutto verde. Wow! Oh, che bello, che bello! Dai, dai, beviamo questa bevanda verde. Non arrendiamoci mai. Dai, beviamo questa bevanda tutta verde. Che buona! Ok, diavoletti! Visto che la cover del nostro cagnolino è tutta gialla, adesso gli toccherà mangiare cibo giallo per 24 ore! Ed il suo primo cibo sarà la banana! Sì, una banana tutta gialla come la sua cover! Oh, Hope, vuoi la banana? Certo che sì, Anto, perché vuole vincere questa challenge! Vuole a tutti i costi mangiare cibo giallo per 24 ore! Dai, vediamo se ci riesci. Dai, Hop, mangia tutta la banana gialla. Ok, Hop sta mangiando. Guardate, sta proprio mangiando la banana. Forse si arrenderà? Oh, secondo voi si arrenderà, diavoletti? Guardate, sta mangiando. Ok, Hop. Non credo abbia intenzione di arrendersi. È all'ultimo pezzettino. L'ha finito. Il nostro cagnolino ha finito tutta la banana? E ne vuole ancora, guarda, vuole vincere la challenge! Eh sì, il nostro cagnolino vuole vincere questa challenge! Dove sta andando? Il nostro cagnolino sta andando a mangiare altro cibo giallo! Ha finito tutta la banana! Ok, diavoletti, la challenge sta diventando molto difficile perché il nostro cagnolino vuole vincere a tutti i costi! Ma noi qui sotto abbiamo il nostro primo cibo rosa perché rosa è la mia cover! Guardate, la cover di Vinci, quindi a me tocca mangiare tutto cibo rosa! Ed il primo si trova qui sotto, vediamo che cos'è! Dei lollipop rosa? Wow, sembrano buonissimi! Guardate, sembrano squisiti! Dai, dobbiamo mangiarli, dobbiamo sbrigarci, dobbiamo vincere la challenge! Altrimenti il nostro cagnolino ed Anto mi supereranno! Guardate, sono buonissimi! Dai! Wow, li ho finiti! Guardate, il mio piatto adesso è vuoto! Ho finito i miei lollipop tutti rosa, quindi ho completato il mio primo cibo rosa! Il piatto è vuoto, guardate! Andiamo avanti! Oh, Vinci vuole andare avanti! Il nostro cagnolino vuole continuare a mangiare cibo giallo! Chi si arrenderà per primo? Chi vincerà questa challenge? Ok, preparatevi perché stiamo per scoprire qual è il mio secondo cibo tutto rosa, il colore della mia cover. Esatto, ed è proprio qui sotto. Dai, avvicinatevi. Oh, che buona! È una ciambella tutta rosa. Oh, una ciambella? Oh, che buone le ciambelle! Mangiamola tutta, dai! L'ultimo pezzettino di ciambella rosa! Mangiamolo! È squisito! Oh, diavoletti, stanno continuando a mangiare cibo giallo e cibo rosa! Eh sì, io devo mangiare cibo verde! Quindi, impegniamoci! Che bella la piscina, guardate! Eh sì, abbiamo una bellissima piscina! Ma non è arrivato il momento di tuffarci! Dobbiamo mangiare cibo verde! Ok, vediamo qui sotto cosa c'è! Oh, 3, 2, 1... Cosa? Diavoletti? Questi sono dei cetrioli verdi? Sono cetrioli e sono verdi, come la mia cover! Ok, dai, mangiamo questi cetrioli! Buonissimi! Ok, continuiamo a mangiarli! Sono buonissimi! Ok... Dai, mangiamoli tutti! Wow!
ho finito tutti i cetrioli verdi! Sono verdi e li ho finiti! È un record! È il cibo che ho mangiato più veloce! Ok, adesso dobbiamo passare al prossimo piatto di cibo verde! Chi vincerà questa challenge, secondo voi? Voglio tuffarmi in piscina! Voglio tuffarmi in piscina! Non posso? Devo continuare a mangiare cibo verde! E se mi tuffassi in piscina? E se mi arrendessi? Che bella la piscina, guardate! Piscina! Piscina! Oh, no, non posso pensare alla piscina, devo continuare a mangiare cibo verde! Basta, Anto, non puoi! Ok, continuiamo a mangiare cibo verde! Una mela! Diavoletti, una mela tutta verde? Buonissima! Diavoletti! Ho finito tutta la mela verde! Che bello! Ho finito tutta la mela e sto vincendo questa challenge! Diavoletti? Secondo voi devo arrendermi? Eh sì! Perché posso fare un tuffo in questa piscina? Secondo me devo arrendermi! E adesso, il prossimo cibo giallo per te, Hope, per il nostro cagnolino, è ananas! Perché la tua cover, Hope, è tutta gialla, vieni dai! Da questa parte mostriamo a tutti la tua cover! E qui, dai Hope, adesso ti tocca mangiare questo cibo tutto giallo, sei pronto? Certo che lo è! Giro se sei pronto! Giro! Wow, è super pronto! Ma, diavoletti? Oh, Anto dov'è? Dov'è Anto? Perché non è qui? Boh! Anto! Chissà cosa sta succedendo con il suo cibo tutto verde? Boh! Magari Anto si è arreso? Chissà! Ok, Hop, ma adesso tocca a te! Tu hai intenzione di arrenderti? Ma certo che no! Adesso ti tocca mangiare ananas! Ok, Hope, mangia il tuo cibo giallo come la tua cover! Oh, speriamo che si arrende! Sta mangiando tutto! Dai, Hope, non è un po' troppo, arrenditi! Oh, dai, Hope! Oh, non ha intenzione di arrendersi, vuole mangiarlo tutto! Oh, ci sta riuscendo! Manca l'ultimo pezzettino di ananas! Beh, adesso non manca più niente! Ha finito tutto il piatto! Ce l'ha fatta? Ha finito il suo secondo cibo tutto giallo? Il nostro cagnolino non si arrenderà mai! Per questo sarà molto difficile! Adesso andiamo! Bisogna mangiare cibo rosa! Oh. Ok, vediamo qual è il mio cibo rosa che si nasconde qui sotto! Sbrighiamoci, il nostro cagnolino non vuole arrendersi e poi Anto dov'è finito? Dov'è? Dai, vediamo cosa mangiare adesso. Oh, un piccolo macaron tutto rosa. Beh, non mi dispiace affatto. È tutto rosa, guardate. È un macaron tutto rosa. Adesso mangiamolo. Dai, mangiamo questo macaron. Yummy! Finito! Che buono! Era buonissimo! Ok, ma adesso dobbiamo mangiare altro cibo! Il macaron non c'è più! Io devo mangiare tantissimo cibo rosa! Non posso perdere questa challenge, quindi scopriamo cosa c'è qui sotto! C'è un altro cibo rosa? Vediamo che cosa c'è! 3, 2, 1... Un biscotto rosa? È un biscotto! Beh, non mi dispiace mangiare questo biscotto! Anzi, lo mangerò tutto! Guardate! È schifo! Oh, diavoletti! Ho finito tutto il biscotto in un batter d'occhio! Ma adesso è arrivato il momento di bere! Sì, abbiamo bisogno di una bevanda tutta rosa! Dai, beviamo questa bevanda tutta, completamente rosa! Il colore della mia cover! Guardate! Eh sì! Ok, dai, apriamo! Oh, è tutta rosa! Guardate all'interno! È rosa! Ok! Oh, l'ho finita tutta? Certo che avevo proprio sete! Guardate! Ho finito tutta la mia bevanda rosa! Ok, ma non possiamo perdere tempo! Qui c'è un altro piatto con del cibo rosa! Dai, scopriamo che cos'è! Eh? Un gelato marrone?
Diavoletti, perché c'è un gelato marrone nel mio piatto? La mia cover è tutta rosa, non è mica marrone. Forse nasconde una sorpresa. Diamo un morso e scopriamolo? Ok, diamo un morso. Una sorpresona! Dentro questo gelato è tutto rosa, guardate! È rosa! Non ci posso credere! Tutto rosa, guardate! Mangiamolo tutto, sbrighiamoci! Dai! Uffa! Vediamo qual è il mio prossimo cibo verde! Cosa? Che cos'è? Qui c'è una forchetta tutta verde! Come la mia cover! Verde! Ok, e qui c'è... uva? Sì, c'è uva! Tutta verde! Mangiamola con la forchetta! Tutta verde! Buonissima! Dai, dai, diavoletti, ne volete una? Ok, dai, sbrighiamoci! Mangio con le mani, faccio prima! Ok? Ah, ma mi dispiace, diavoletti! Io... non continuerò questa challenge. No, io non voglio più mangiare cibo verde. Io voglio tuffarmi in piscina. Eh sì, guardate la piscina. È bellissima. Io mi scoccio di mangiare cibo tutto verde per tutta la giornata. Quindi mi tuffo e mi arrendo. Oh, sì, mi arrendo. Diavoletti, è una cosa triste, ma almeno posso tuffarmi in piscina. Vado? Che bello! Diavoletti, sono in piscina! Questa piscina è super bellissima, fantastica! E adesso posso tuffarmi? Sì! Adesso posso stare in piscina? Eh sì, non devo continuare a mangiare cibo verde. Che bello, ma mi sono arreso. E questa è una cosa molto brutta. Ok, ma posso divertirmi in piscina! Guardate, posso nuotare! Ciao a tutti, diavoletti! Che bello, diavoletti! Qui c'è una cascata! Oh, che bella questa cascata! Ma cos'è questo baccano in piscina? Che c'è, Vinci? Cosa? Sei in piscina? Sì, Vinci, sono in piscina. Perché? Perché dovresti mangiare cibo verde per 24 ore? È il colore della tua cover! Vinci, mi sono arreso! Quindi questo significa che adesso in gara ci siamo soltanto io ed il nostro cagnolino? Diavoletti, secondo voi chi vincerà? Vinci oppure il nostro cagnolino? Oh, diavoletti, sto per dirvi una cosa molto triste. Adesso smetterò di mangiare cibo rosa perché non ne posso più. Non ho più voglia di mangiare cibo rosa. Mi dispiace molto, Cover, ma non ci riesco. Quindi questo significa che anch'io... mi arrendo, esatto. Oh, Vinci! Non riesco più a mangiare cibo rosa, quindi sai questo cosa significa? Che il nostro cagnolino ha vinto la challenge! Mangiare cibo del colore della propria cover! Eh sì, ha vinto la challenge! Bravo, yeah! Il colore giallo ha vinto la challenge! Dai! Ed è molto felice, sta girando! Hop, questi sono per te! Complimenti per aver vinto la challenge! Sei stato super bravissimo! Ecco, te li meriti! Diavoletti, il nostro cagnolino è molto felice! Che bello! Quindi, il colore giallo ha vinto la challenge! Che bello! Sono quasi le 3 di notte! Sì, dai, Anto, non c'è bisogno di specificare l'orario, ma oggi, cioè stasera... Vinci, qualcuno vuole rapirti! Vinci! Qualcuno vuole rapirti! Qualcuno vuole rapirti! No, non è vero, sono solo delle persone! Andiamo a fare la passeggiata e basta! Ok, Vinci! Adesso andremo a fare una passeggiata molto tranquilla, anche se è quasi notte! Ok, diavoletti, stiamo facendo una passeggiata alle 3 di notte! Se vedete qualcuno dietro di noi, dovete avvisarci! C'è qualcuno dietro di me,
adesso? No, Vinci, c'è solo un mostro. Un mostro? Vinci? Scappa. Ok, diavoletti, siamo per strada. Oh, Vinci, attraversa. E attenzione alle macchine. Ok. Tanto, guarda dietro di te, c'è un orso fatto di piante. Un orso? Sì. Vinci, mi hai fatto spaventare! Sì, ma in realtà è una pianta. Guarda, è bellissimo. Wow, è un orso fatto di piante? Eh sì, qui ci sono tantissime piante. Non è che esce una pianta carnivora da qui? Ah, una pianta carnivora! No, no, non è vero. Non c'è una pianta carnivora qui, Anto. Vinci, ma adesso cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare alle tre di notte per strada? Non lo so, ma sai, io avrei proprio voglia di un gelato. Gelato? Eh sì. Ma sono tutti chiusi, non troverai mai una gelateria aperta a quest'ora. Beh, io non ti stavo parlando di una gelateria, Anto. E cosa vuoi? Sai, fra le notizie, visto che ci sono dei furgoncini che vendono gelati. Gelati? È magnifico. Furgoncini che vendono gelati? Certo, sì, te lo ripeto, dei furgoncini che vendono gelati. Vinci, ma io non li vedo. Ci sono solo macchine qui, guardate, ci sono solo macchine. Sì, ma infatti adesso andremo alla ricerca di quei furgoncini. Cosa? Andiamo. Vinci, oh, vuoi cercare? Vinci vuole cercare un furgoncino dei gelati. Furgoncino dei gelati, dove sei? Vinci, ma non esistono i furgoncini dei gelati. Silenzio, Anto. Ci sono tantissime notizie e tutti dicono che i gelati che vendono questi furgoncini sono super rari e buonissimi. Vinci, ma dove l'hai visto? Un furgoncino dei gelati. Vinci, no, non è un furgoncino dei gelati, è solo una macchina. Beh, quindi continueremo a cercare. È dietro di te. Ah, Vinci, non c'è un furgoncino dei gelati dietro di me. Ok, Anto, ma quando ti dico furgoncino dei gelati, non ti viene mica in mente ice cream? Ice cream? Vinci, dai, non spaventarmi, sono le tre di notte, non devi spaventarmi. Ok, diavoletti. Ma qui ci sono solo macchine. Diavoletti, guardate, ci sono solo macchine. Ho visto che qui ci sono tantissimi furgoncini, ma... Vinci, non piangere, troveremo un furgoncino dei gelati per te, va bene? Dove, Anto? Dietro di te! Non è un furgoncino dei gelati? Vedo soltanto alberi giganti, ma nessuna traccia di nessun furgoncino dei gelati. Oh, mi dispiace troppo per Vinci, diavoletti. Guardate, Vinci sta piangendo. Eh sì, Vinci sta proprio... Oh, Vinci! Diavoletti, dobbiamo fare qualcosa per Vinci. Dobbiamo rendere felice Vinci, eh sì? Perché guardate, sta piangendo. Vinci sta proprio piangendo. Ok, Vinci, dai, non continuare a piangere. Vieni con me. Hai visto un furgoncino dei gelati? No, oh, Vinci, dai, non continuare a piangere. Tanto, sono molto triste. Voglio un furgoncino dei gelati. Oh. Potrò prendere il mio gelato molto raro. Sì, Vinci vuole un gelato. Vinci, ma cosa succede su questo telefono? Cosa succede? Diavoletti, cosa sta succedendo? Cosa? Ciao Vinci, posso parlare con te? No, non ti conosco. Chi è che vuole parlare con Vinci? La mia risposta è no. Perché hai detto no? Beh, ok, dai, parlami. Adesso ti rispondo di sì. Ok Vinci, ma cosa vuole questa... Hai visto ice cream? Sì, allora vuoi i miei gelati? Vuoi i gelati di questa persona? Sì. Ok, sì. La risposta è sì. Vinci, ma perché sta parlando con te? Non devi fidarti, non devi fidarti! Hai detto sì? No, sì, no, ho no, detto no. Proprio di sì. Vinci, non prendere i gelati Tanto di questa potrebbe persona. Potrebbe essere pericoloso. Oh. È ice cream. Stiamo parlando di ice cream. Ok. Forse verrà con un furgoncino. Cosa? Se vuoi far venire il mio camioncino dei gelati, devi risolvere un indovinello. Cosa? Devi risolvere un indovinello per far venire un camioncino dei gelati qui? Sono assolutamente d'accordo. È quello che cercavo, quindi sì. Vinci, devi fare molta attenzione, va bene? Dai, Anto, ti rendi conto? Arriverà Vinci, un furgoncino dei gelati? Guarda molto bene questi messaggi. Vuoi fare questa sfida? Ti ho già detto di sì. Sì. Accetto il tuo indovinello. Vinci, attenzione, è ice cream. Ma stiamo parlando di un furgoncino dei gelati che arriverà proprio qui. Okay. Ti rendi conto? Quindi adesso devi fare un indovinello. Cosa? Devi risolvere questo indovinello per far apparire un furgoncino dei gelati. Quindi devo indovinare il personaggio attraverso l'ombra, giusto? Io conosco questo personaggio, è Thomas. Thomas? Sì, sì, guarda, è proprio un treno, qui c'è... sì, proprio un treno, sì.
Quindi è Thomas? È Thomas, dai. Spero di sì, perché sta per arrivare il furgoncino dei gelati che tanto volevo. Ok, speriamo. Vinci. Thomas, io, sei sì. Tu? Dai, Thomas, fatti avanti. Thomas. Thomas, sei tu che ti nascondi? Oh. Thomas, lo sapevo. Ma ce l'ho fatta. Come hai fatto? Come hai fatto? Beh, sembrava molto facile, Anto. Vinci. Non devi fidarti di Ice Cream. Dai, adesso sta per arrivare il furgoncino dei gelati. Ehi, Ice Cream, ho indovinato. No, smettila. Ho indovinato l'ombra. Bene, hai risolto l'indovinello. Il mio camioncino dei gelati sta arrivando. Wow. Ti porterà tantissimi gelati. E vai, il furgoncino saltellando. Il furgoncino dei gelati sta arrivando? Sì, Anto, perché sembri molto preoccupato? Cosa? Sto arrivando, guarda, è proprio il furgoncino dei gelati. Cosa? Qui dentro, in questo furgoncino, si nascondono tantissimi gelati molto rari. Vinci, Vinci, perché? Vinci! Perché ti stai fidando di Ice Cream? Non lo so, perché voglio un gelato. Non ci posso credere, sta per arrivare un furgoncino dei gelati mega gigante. Dai, Anto, prenderemo un gelato dal furgoncino? Vinci, ma ti rendi conto che sono le 3 di notte e noi non possiamo prendere un gelato alle 3 di notte da Ice Cream? Ok. Uffa! Non devi fidarti di Ice Cream, ok? No, diavoletti, sta per arrivare un furgoncino mega gigante pieno di gelati. Ok, ma dov'è questo furgoncino? Sta per arrivare, fermati. Io vedo solo macchine qui. Diavoletti, guardate, ci sono solo macchine. Sì, c'è, sì, Vinci, ma c'è una macchina blu, c'è una macchina grigia, guardate grigia, sì, poi paziente. Lì un'altra macchina. Sì, Vinci! Paziente, adesso arriverà il furgoncino, ok? Vinci, io non vedo nessun furgoncino. Cosa? Forse il furgoncino! È il furgoncino! No, è soltanto una macchina. Sì, è soltanto una macchina. Ma sì, paziente, perché ho indovinato il personaggio attraverso l'ombra, quindi Ice Cream sta arrivando. Ice Cream sta arrivando con il suo furgoncino? Sì, ma dai, tanto ci sono i gelati. Cosa? Ok, c'è anche Ice Cream. Vinci? Potrebbe essere molto pericoloso. Ma, diavoletti, il furgoncino dei gelati sta arrivando. Quindi restate con noi, perché ho veramente molta paura. Prenderemo soltanto il nostro gelato e poi andremo via. Oh, Vinci, e se quel furgoncino dei gelati ci portasse dentro la sua macchina? Dentro il suo furgoncino? Sì, e ci... E potrebbe rapirci. Ok, Anto. Il furgoncino è qui! Il camioncino dei gelati è qui! Cosa? Oh, mi sta salutando, cioè ci sta salutando. Anto, saluta. Ciao! Ok. Diavoletti, ho veramente molta paura. Quel tizio è Ice Cream. Ok, Vinci, secondo me dobbiamo scappare. Scappiamo. Perché vorresti scappare? Vinci. Dai, Anto, non scappare. Perché stiamo scappando da questo camioncino Vinci, dei gelati? Ci sta seguendo, guarda. Il camioncino dei gelati ci sta seguendo per strada alle 3 di notte. Vinci, guarda. Ok, diavoletti, ci sta seguendo alle 3 di notte. Ma cosa vuole quel camioncino dei gelati? Vinci? Dai, è così bello, guarda. Vinci, lo so. Ci sono tantissimi gelati. Vinci, guarda, Ice Cream ha tantissimi gelati. Ha il gelato di... Oh, Sonic? Guarda, il gelato di Sonic. Sì, che bello. Ciao. Diavoletti? Cosa? Ci sono tantissimi gelati. Vinci, ma cosa vuole questa persona? Beh, vuole darci un gelato, Anto. Ecco perché. Ed ecco perché è un camioncino dei gelati. Cosa? Vinci, sta cercando di rapirti. Ok, dai, Anto, darmi solamente un gelato. Ok. Ok, dammi un gelato. Gelato? Sì, qui c'è tantissima scelta, Anto, vieni. Vinci, non scegliere un gelato. Vinci, perché Vinci? No, diavoletti. Quel camioncino dei gelati è troppo strano. Potrebbe rapire Vinci. Vinci, non devi scegliere un gelato. Oh no, Vinci, non scegliere un gelato da quel camioncino. No, Vinci sta proprio scegliendo un gelato. E quella persona sta preparando un gelato Dai, per Vinci. Anto, vieni qui. Vuoi
voglio o no un gelato? Dai, questa persona è bravissima, mi sta dando un gelato mega gigante. Vinci? Oh no, dai. Questa persona sta preparando un gelato per Vinci. È pronto il mio gelato. Vinci, questa persona potrebbe essere Ice Cream. No, tu vedi Ice Cream? Diavoletti, vedete Ice Cream qui dentro? Eh? No, c'è soltanto una persona che sta preparando il mio gelato. Diavoletti? Gelato? Gelato! Oh! Vinci, cosa? Ah, Vinci! Attenzione, Vinci! Ok, hai preso il tuo gelato? Vinci, è bellissimo questo gelato! Ma del gelato? Cosa? Ti sta cercando? Sta cercando di rendere più bello il gelato? È divertente! Vinci, no! Non voglio provare questo gelato! Gelato? Vinci! Vinci, anche la panna sul gelato! Vinci? Ho indovinato quel personaggio attraverso l'ombra e guarda cos'è successo. Vinci, non devi fidarti. Non devi mangiare il gelato di questa persona. Non mangiare... Ah! Vinci, non mangiare il gelato di questa persona. Dai, Anto, prendi anche tu un gelato. Vinci, no, non voglio un gelato. Ci sono tantissimi gelati qui. Dai, forza, vieni, avvicinati. No, io non voglio nessun gelato. Ora prova il mio. No, Vinci. Cosa? Vuole darmi altra panna? Vinci, non capisco perché sta uscendo dalla macchina. Forse vuole mettere altra panna sul mio gelato. Vinci, non andare. Vinci, non entrare nella macchina. No. Vinci, no, non entrare nella macchina. Vinci, non entrare nel furgoncino dei gelati. Oh no, Vinci sta entrando nel furgoncino dei gelati. Vinci, cosa fai? Oh no, Vinci. Sono qui. Cosa? Vinci, non voglio nessun gelato. Ok, allora Vinci, tu adesso lavori in un camioncino dei gelati? E questo è il tuo gelato, tieni. No, Vinci, io voglio il gelato di SpongeBob. Dammi il gelato di SpongeBob. Ok, SpongeBob, assistente, dammi SpongeBob. Eh? Il tuo gelato sta arrivando. Tieni. Adesso Vinci mi darà il gelato di SpongeBob? Certo. Wow, SpongeBob! Vinci, devi fare molta attenzione, potrebbe essere Ice Cream. Vinci. Dai, Anto, apri il tuo gelato, cosa aspetti? È il gelato di SpongeBob? Wow, è SpongeBob, guarda, è proprio SpongeBob. Sì. Diavoletti, è il gelato di SpongeBob, è molto raro. Vedi? Questa serata è Vinci, bellissima. Dietro di te. Ciao. Dietro di me cosa? Vinci, quella persona potrebbe essere Ice Cream. Controlla il suo furgone. Beh, qui non c'è niente di male, Anto, guarda. C'è una persona e ci sono tantissimi gelati. Vinci, esci da quel furgone. Esci subito da quel furgone. No, dai, Anto, scegli un altro gelato, cosa vuoi? Ok, diavoletti. Adesso sceglieremo tantissimi gelati e speriamo che quella persona non rapisca Vinci. Quella persona potrebbe essere Ice Cream. Ok, Vinci, voglio un altro gelato. Okay, dammi Sonic. Sì, voglio Sonic. Sonic? Dov'è Sonic? Sta arrivando a Sonic. Cosa? Sta arrivando, aspetta, soltanto 3 secondi. Mi sta dando anche Sonic? Ecco a te il gelato di Sonic. Vinci, ma io devo finire il gelato di SpongeBob. Dai, Anto, fai vedere a tutti il gelato di Sonic, è super bellissimo. Ok, adesso apriremo il gelato di Sonic. Vinci, attenzione perché potrebbe rapirti. Ma no, cosa dici? Vinci, guarda, è dietro di te. Lo so, ma non sta facendo niente di male, potrebbe Anto, dai. Potrebbe essere Ice Cream. Ma no, dai. Diavoletti, adesso vedrete tutti il gelato di Sonic. Ecco Sonic! Wow, proprio il gelato di Sonic. Questa serata non è super bellissima? Sì, Vinci, stiamo mangiando tantissimi gelati. E siamo, cioè io sono in un camioncino dei gelati. Ti rendi conto? Guarda, sono proprio qui dentro. Sonic! Eh? Sì, Sonic! Vinci, quella persona potrebbe essere Ice Cream. Ok? Non è Ice Cream? Non è Ice Cream? No. Siamo sicuri? Ok, diavoletti, continuiamo a mangiare i gelati. Ma adesso Vinci deve uscire da lì dentro. Dai, Vinci, esci! Ice Cream! Cosa? Cosa dice? Cosa? Ice Cream! Perché continua a dire Ice Cream? Vinci, fosse Ice Cream? Ice Cream! Ok, Ice Cream. Vinci, esci! Sì, arrivo. Esci da qui dentro. Arrivo subito. Grazie mille dei gelati. Adesso posso anche andare via. Vieni, Vinci! Sì. Esci dai. Da qui dentro. Oh, guarda, Anto, sono alla guida di un furgoncino dei gelati. Ice Cream. Continua a dire Ice Cream, ok. Vinci, devi uscire da questo furgoncino.
Devi uscire subito da questo furgoncino. Wow. Ice cream. Vinci vuole farci venire nel furgoncino? Ok. È il momento di andare via. Adesso dobbiamo andare via. Quella persona sta diventando molto sospetta. Vinci, quella persona continuava a ripetere ice cream. Perché ha messo in moto il suo furgoncino? Vinci, sta continuando a seguirci. Sta continuando a seguirci. Sta continuando. Ice cream? No, noi non veniamo nel tuo furgoncino. No, adesso non più, andiamo a casa. Ok, diavoletti, scappiamo. Vinci, dobbiamo scappare. Corri, Anto, con il tuo gelato Sonic. Vinci, sta continuando a seguirci. Sì, è proprio dietro di te. Diavoletti, ma perché quel furgoncino? Ok, Vinci, nascondiamoci. Ice cream. Cosa continua a dire ice cream? Diavoletti. Ok, quella persona è completamente impazzita. Ci siamo nascosti? Ci siamo nascosti? Cosa? Ci sta cercando? Forse ci troverà? Aiuto! Aiuto! Ok, diavoletti, dobbiamo andare via! Oh no! Adesso quella persona salirà sul furgoncino e ci seguirà. Eh sì! Oh no, diavoletti! Sta continuando a seguirci. Vinci, è tutta colpa tua! Non è colpa mia. Ok, diavoletti. E quella persona continua ad urlare ice cream. Diavoletti, quel furgoncino sta continuando a seguirci. Eh sì, sta proprio continuando a seguirci. Vuole farci entrare lì dentro. Oh, ed no. È tutta colpa tua, Vinci. Mi dispiace, ma io non volevo far succedere tutto questo. Volevo solamente un gelato. Ice cream. Vuole farci entrare lì dentro. No, no, no. Diavoletti, quella persona... Vinci, noi non possiamo andare lì dentro. Ok, secondo me dobbiamo avvicinarci. Ok, secondo te dobbiamo avvicinarci? Sì, quella persona vuole solamente darci un gelato, non credi? Ok, Vinci, adesso secondo me dobbiamo continuare a scappare, ok? Okay. Continuiamo a scappare. No, no! Ok, diavoletti, quella persona potrebbe arrabbiarsi. Vinci, devi correre. Vinci, corri, vieni dobbiamo qui. Ok. Vinci, un messaggio! Non scappate. Vinci, ha mandato un messaggio, ha detto non scappate! E adesso è qui, Anto. Oh no, diavoletti, questo furgone... Oh no, è ancora qui! Vinci! Dai, venite a prendere dei gelati! Ice cream, è nascosto dietro tutta questa storia. Okay. Eh sì? Vinci sta andando a prendere un gelato. Eh sì, sta andando a prendere un gelato. Perché noi dobbiamo distrarre questa persona. Ok, ice cream... Diavoletti, ice cream sta ridendo. Ok, dobbiamo tenere d'occhio Vinci. Dobbiamo tenere d'occhio Vinci che sta prendendo un gelato. Perché ice cream è sul... Non farò niente di male. Ok, fidiamoci, fidiamoci. Vinci non farà niente di male, ok? Ne sei sicuro? Ok, sì, ne sono sicuro. Ma adesso voglio parlare con te. Voglio parlare con te. Mentre Vinci sta prendendo un gelato. Ehi, Anto, vuoi parlare con me? Sì! Cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare a Vinci? Perché ci stai seguendo? Perché quel furgoncino sta continuando a seguirci? Ice Cream, rispondi! Voglio rapire Vinci? Vuole rapire Vinci? Cosa? Voglio solo darvi un gelato? Diavoletti, ha cambiato risposta! Ha cambiato risposta! Vinci, che c'è? Un altro gelato? Vinci ha preso un altro gelato? Ehi tu! Non dovete avere paura di me? Ok, non dobbiamo avere paura di ice cream. Diavoletti, quella persona è ice cream. Quella persona è proprio ice cream. Ice cream, best ice cream. Ricci. Ice cream. Ok, Vinci, fai vedere. Oh, è un gelato super gigante! Wow, questo gelato è super gigante! L'hai fatto tu? Sì? Sì, sì. Vinci, voglio provarlo. Sì, è molto buono. Molto buono. Vinci, esserci la pizza? Io non ho più voglia di gelati, Anto, ma lo mangio perché questa persona sta continuando a darci gelati. Vinci, adesso scelgo un altro gelato. Eh sì, visto che questa persona vuole darci tanti gelati. Eh sì. Questa persona è ice cream, ma vuole darci solo gelati. Speriamo. Io adesso scelgo un altro gelato. Ok, vediamo. Vinci, guarda, qui c'è Titti, qui c'è Spider-Man, lì c'è Sonic. Ok, abbiamo preso Sonic, abbiamo preso SpongeBob. C'è anche Spider-Man. Vinci, Spider-Man! 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 Wow! Dammelo! Vinci! Oh.
Ok. Perché non vuole darmelo? Ok. Dai, dammelo. Vinci, dai. Mi sta facendo i dispetti. Mi odia. Gelato di Spider-Man. Finalmente, aggiungerei. Vinci, è il gelato di Spider-Man. Sì. Non ci posso Vinci, credere. Adesso do un morso al gelato di Spider-Man. Wow, quanti gelati rari. Guarda questo, è gigante. Lo so, Anto, ma io volevo soltanto un gelato. Perché questa persona sta continuando a darci centinaia di gelati? Anche gratis? Sì. Secondo me gelato ha qualcosa in mente. Spider-Man, ice cream. Ice cream? New York ice cream, best ice cream. Vinci, abbiamo mangiato tantissimi gelati. Sì, adesso possiamo anche ritornare a casa. Ok, Vinci. Adesso dobbiamo salutare questa persona. Ciao, buonanotte. Ciao, ice cream. No. Vinci, sta regalo, regalo, ice cream. Regalo? Adesso ci sta facendo un regalo? Perché questa persona ci sta regalando Vinci, tantissimi gelati? Aspetta, sta facendo? Regalo, regalo, Vinci. No, no, Vinci, andiamo via, ciao, ciao. Vinci, andiamo a nasconderci. Diavoletti, dobbiamo nasconderci. Sì, succedendo? Nascondiamoci dietro queste piante. Non ci posso credere. Vinci! Vinci! Ci sta portando dei gelati. Ma io non voglio più gelati, volevo solamente un gelato. Ci sta cercando. Vinci! Nascondiamoci dietro Vinci. Queste piante. Oh, Vinci! Vinci? Cosa vuole da me? Vinci, quella persona è ice cream. Oh? Ci sta cercando per darci un gelato? Diavoletti, ci ha trovati! Ci ha trovati! Ah! Vinci, Vinci! Oh? Ice cream! Oh? Vinci, prenditi un gelato, dai, solo un gelato. Il mio terzo gelato. Dai, mangia! Ti piace? Sì. Ok. Vinci, Vinci, ice cream! Oh? Vinci, non è che all'improvviso si trasforma in ice cream? Sto iniziando sul serio a pensare che questa persona possa essere ice cream. Vinci, dove sta andando? Vinci, noi dobbiamo scappare, non possiamo restare qui. Anto, apri la bocca. Vinci, non darmi altri gelati. Beh, io non voglio Vinci, questo gelato. Ok, spiamo quella persona. Diavoletti, adesso io ho un piano. Dobbiamo spiare quella persona e vedere se si trasforma in ice cream. Eh sì. Vinci, adesso spieremo quella persona. Questa persona non ci sta vedendo? Spiando questa persona è un'ottima idea. Sta preparando altri gelati? Vinci, guarda, questa persona sta preparando altri gelati. Adesso faccio una cosa. Che fai? Ascoltami, entro in questo furgoncino e ispeziono. Vinci, Vinci, Vinci. Ah! Ice cream. Un altro? Ma a quanti gelati? Gelato. Ah! Ok, Vinci vuole darci tantissimi gelati. Un altro gelato. Prendiamo anche quest'altro gelato. Ok, Vinci, mangia i tuoi gelati. Molto buoni, vero? Devo entrare in questo furgoncino. No, Vinci, adesso devi ascoltare. Vinci, quella persona è ice cream. Quella persona di sicuro è ice cream. Ok, Vinci, scappiamo. Vieni, scappiamo. Diavoletti, stiamo scappando. Stiamo scappando. Sì. Sì, è stata una pessima Aspetta. Idea. Ha messo in motore il suo furgoncino. Diavoletti, questa persona molto strana ci sta seguendo con il suo furgoncino dei gelati. Dobbiamo entrare in questo furgoncino. No. No. Ok, Vinci. Dimmi. Vinci, basta gelati, dobbiamo andare via. Perché quella persona vuole continuare a darci gelati? Vinci, noi non dobbiamo entrare in quel furgoncino. Diavoletti, secondo voi dobbiamo entrare in quel furgoncino, no e no? Sì, secondo me dobbiamo entrare per scoprire cosa vuole quella persona e perché continua a darci gelati. Secondo me ha in mente un piano losco, sì. Vinci, vuole rapirci. Secondo me vuole rapirci perché è ice cream. Quella persona è ice cream. Ma cosa fa? Adesso... Ancora? Un altro gelato? Gelato, ti vedi? Diavoletti, ice cream ci ha portati un gelato super, super raro. Okay. Titi, ice cream. Wow! Anto, abbiamo abbastanza gelati adesso. Okay. Tieni. Noi è stato tutto niente. Molto bello. È stato tutto bello. No, no. Yes, yes, yes. No, no, no. Ok, Vinci, dobbiamo scappare. Dobbiamo scappare. Ok, stiamo scappando. Da questa parte. Vinci, ma quel furgoncino, mentre scappiamo, continua a seguirci. È ancora lì e si sta avvicinando sempre di più. Diavoletti, ma cosa vuole quel furgoncino dei gelati? Sono molto triste, ho molta paura. Vinci, nascondiamoci. Quel furgoncino dei gelati non ci troverà qui dietro. Forse adesso non ci vede. Ok. Ok,
lei sta andando via. Ancora il mio nome. Vinci, cosa succede sul telefono? Cosa succede sul telefono? Vinci, cosa sta succedendo? Ci sta cercando con la torcia? Ok. Vinci, ci sta cercando, guarda. Ice Cream ci sta cercando. Ok, diavoletti, Ice Cream ci sta proprio cercando, ma non ci vedrà mai. No. Cosa? Cosa? Non scappate? Vinci? Non scappate da me? Vinci, cosa vuole Ice Cream? È stata una pessima idea. Sì, lo vediamo. Aiuto, sta continuando a cercarci. Vinci, aiutaci. Ancora? Ancora gelati. Dove siete? Vinci? Aiuto. Sto tremando. Anch'io ho molta paura. Cosa facciamo? Cosa? Ci ha visti? Vinci, ci ha visti? Ok, Vinci? Ma adesso cosa succede? Ci ha visti? Ok, ci hai trovati. Vuoi darci altri gelati? Gelato, gelato. Ok, Vinci, dai. Adesso vai, andiamo a scegliere un altro gelato. Poi basta. Un altro gelato. E poi basta, diavoletti. E poi andiamo a casa, ok? L'ultimo gelato. L'ultimo gelato. Dai. Ok, diavoletti sta salendo sulla macchina. Ice Cream, sei tu. Un gelato. 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 Vogliamo un gelato rosso. Questo qui. Questo. Sì, sì, questo qui. Diavoletti? Adesso ci sta preparando un gelato. Sì, l'ultimo gelato. Poi non succederà niente. Un doppio cono? È un doppio gelato quello. Sì, è un doppio gelato. Vinci, non l'ho mai visto in vita mia. Antonio, abbastanza. Voglio ritornare a casa. Vinci, dai. Questo furgoncino dei gelati sta preparando ancora gelati per noi. Ma adesso non è più divertente. Abbiamo mangiato 100.000 gelati. Basta. Cosa? Vinci? Sta preparando altri gelati? Io Vinci, non entrare, non entrare! Quella persona è Ice Cream. Io ne sono certo. Ok, quella persona sta preparando un altro gelato. Oh, gelato! Vinci, wow! Gelato! Vinci, un doppio gelato! Non ho mai visto un doppio gelato! Buon appetito, allora. Wow, questo gelato è super buonissimo! Voglio della panna! Panna, panna! Molto buono. Gelato. No! Basta gelati, mi sta venendo il mal di pancia. Vinci, vuole darti un altro gelato? Entra un attimo. Dai Vinci, questa persona è molto buona. Non penso che si tratti di Ice Cream. Io adesso entro in questo furgoncino. Vinci, perché stai entrando qui dentro? Attenzione! Secondo me quella persona si trasformerà in Ice Cream. Ok Vinci. Ok. Adesso Vinci sta... non vuole... Vinci, non vuole farti controllare il furgoncino? No. Vinci si sta comportando in un modo strano? Molto strano, sembra essere Ice Cream. Ice Cream? Guarda. Vinci, aiuto. Vinci, cosa? Cosa sta succedendo? Vinci, che c'è? Non riesci ad aprire? Cosa? Ci sta salutando? Vinci! Oh no! Vinci! Diavoletti! Oh no! Sta rapendo Vinci! Vinci, dove vai? Vinci! Oh no! Vinci è nel furgoncino! Vinci! Diavoletti sta andando via! Sta andando via! Vinci! Oh no! Vinci! Diavoletti! Un furgoncino dei gelati! Ha rapito Vinci! Diavoletti! Oh no! L'avevo detto a Vinci! Io l'avevo detto a Vinci! Diavoletti, dove sta andando? Vinci! Ok, diavoletti, non potete capire quello che è successo. Guardate chi c'è dietro di me.
E Ice Cream è proprio qui dentro e non vuole lasciarmi andare. Oh no, diavoletti, non vedo Anto da nessuna parte. Non c'è più Anto qui fuori. Oh no. Quella persona si è trasformata in Ice Cream, guardate. Oh. Sto seguendo quel furgoncino dei gelati, ma adesso l'ho perso di vista. Eh sì, diavoletti, vedete quel furgoncino dei gelati? No, diavoletti, ho perso di vista quel furgoncino. Questo è un problema. Questo è veramente un problema. Ok, quel furgoncino dei gelati ha rapito Vinci. Quindi, Ice Cream ha rapito Vinci? Oh no! Non voglio iniziare a piangere. Diavoletti, abbiamo perso Vinci per sempre. Adesso inizio a piangere. Adesso io inizio... Oh. Il furgoncino? No, è soltanto una macchina. Diavoletti, se vedete il furgoncino dei gelati, avvisatemi, perché non lo vedo più. No, non vedo più il furgoncino dei gelati. Diavoletti, ho un'idea, ok? Attenzione. Secondo me devo cercare il furgoncino dei gelati con questa bicicletta. Oh no, io non so dove si trova. Non posso andare in giro per tutta la città. Io non conosco neanche questa città. Potrei perdermi. Diavoletti, è un grandissimo problema. È un grandissimo problema! Vinci! Dove sei? Dov'è Vinci? In quale strada devo andare? Da quella parte o da quella parte? Diavoletti? Oh, il furgoncino! No, è una macchina. Diavoletti, abbiamo perso Vinci. Per sempre. Oh, il furgoncino! No, è soltanto una macchina rossa. Ci sono solo macchine qui. Sì? Diavoletti, sta succedendo qualcosa sul telefono! Io ho rapito Vinci. Oh. Hai visto? Sì! Si congelerà? Un cubetto? Adesso ti faccio vedere le telecamere. Sono qui dentro nel camioncino dei gelati di Ice Cream. Vinci! Sto congelando, devi sbrigarti. Oh no! Qui fa molto freddo. Vinci! Oh no! Tanto fa qualcosa, aiutami. Guarda. Qui c'è Ice Cream. Dov'è? Ice Cream? Spegni quest'aria fredda. Oh no. Fa troppo freddo qui dentro. No. Sto per diventare un gelato. No. Tanto devi aiutarmi. No. Vinci. Vinci diventerà un cubetto di ghiaccio. Avete visto? Diavoletti, in quel furgoncino dei gelati c'era proprio Ice Cream. Sì. Ice Cream, quindi quella persona? Avevamo ragione, era Ice Cream e ci ha dato tantissimi gelati per distrarci e per rapire Vinci. Ok, diavoletti, io devo trovare quel furgoncino. L'unica soluzione per non far congelare Vinci? Sì, perché Vinci potrebbe diventare un cubetto di ghiaccio per sempre. L'unica soluzione per non far diventare Vinci un cubetto di ghiaccio è... trovare quel furgoncino dei gelati. Ok, dov'è quel furgoncino? Da quella parte? Oh, diavoletti, io non conosco questa città. No, non conosco questa città. Ok, Ice Cream deve aiutarmi. Ice Cream, dove sei? Non l'hai visto? Non mi troverai mai. Cosa? Sono andato troppo lontano. Guarda davanti a te. Guarda davanti a te? Il furgoncino? Diavoletti? Non c'è niente. Mi sta prendendo in giro. Ha detto che non c'è niente. Mi sta facendo i dispetti. Guarda dietro di te. Dietro di me? No, dietro di me non c'è niente. Non c'è niente. Altri dispetti. Ice Cream mi sta facendo i dispetti. Oh no, Vinci non può congelarsi. E adesso? 10 secondi? Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E adesso? Non c'è niente. No, non c'è nessun furgoncino qui. Non c'è niente. Cosa? Ancora?
Mi sta prendendo in giro? Mi sta prendendo... Vinci adesso è un cubetto di ghiaccio, guarda. Un cubetto? Adesso non riesce a muoversi. Vinci! Mi dispiace. Vinci è un cubetto di ghiaccio? Vinci! Non riesci a muoversi? Vinci! Cosa? Diavoletti? Avete visto tutti la foto di Vinci, vero? Oh no, devo fare qualcosa. Vinci, adesso sei un cubetto di ghiaccio? Vinci! Vinci è un cubetto di ghiaccio, diavoletti! Adesso Vinci non riesce a muoversi, guardate! Eh sì, Vinci non riesce a muoversi. Ice Cream ha trasformato Vinci in un cubetto di ghiaccio? Oh no, diavoletti, dobbiamo fare qualcosa! Ice Cream, dove sei? Non è che il furgoncino di Ice Cream si nasconde qui dentro? No, quella è solo una macchina bianca, una macchina rossa... Un'altra macchina? Ok, diavoletti, non c'è nessuna traccia del furgoncino di Ice Cream. Nessuna traccia. Ci sono solo macchine qui. E adesso, Vinci, ormai è un cubetto di ghiaccio. Eh sì, è un cubetto di ghiaccio! Abbiamo perso Vinci per sempre! Diavoletti, sono appena tornato a casa. E Vinci non si fa sentire? No, Vinci non si fa sentire. È da qualche parte in quel furgoncino. E noi non sappiamo dov'è quel furgoncino dei gelati. Adesso è... un cubetto di ghiaccio. Eh sì, Vinci è proprio ghiaccio. Non può muo... Cosa? Ice Cream? Adesso esce? Adesso esce dall'iPad? Aiuto? Ho una sfida per te? Quale sfida? Diavoletti, riusciremo a salvare... Cosa? Adesso devi fare degli indovinelli? Ogni volta che rispondi bene, Vinci si scongelerà piano piano? Ok, Ice Cream, sono d'accordo. Sì, voglio... Gli indovinelli iniziano? Diavoletti, aiutate Anto? Diavoletti, aiutatemi! Dobbiamo sconfiggere Ice Cream! Eh sì, perché Vinci deve tornare un essere umano! Cosa? Gli indovinelli sono iniziati? Questo personaggio è Mr. Crab, perché è rosso e sembra un granchio! Diavoletti, aiutatemi! È Mr. Crab, evviva! Ok, e adesso... Diavoletti, un altro personaggio! Dovete aiutarmi! Questo è Patrick, perché è una stella e ha un costume verde. Sì, una stella rosa. Patrick, esatto! Ok, diavoletti, voi ci state riuscendo? Questo chi è? Diavoletti, questo chi è? Sembra veramente super difficile. Forse è curioso come George, la scimmia! Sì! Sì, sì, è una scimmia, esatto! Ok, andiamo sempre avanti. Oh, il nostro cagnolino è molto triste. Ok, questo è Doraemon. Si vede dalla bocca. Sì, è tutto azzurro e poi si vede dalla bocca. È Doraemon. Evviva! Ok, il nostro cagnolino sta cercando Vinci, ma adesso Vinci è un cubetto di ghiaccio. Non può risponderti. Questo è Titti, il gelato che ho mangiato. Titti, un uccellino giallo. Sì. Titti, ok diavoletti, aiutatemi, oh no, altri indovinelli super difficili, di chi sono questi capelli? Ok, questi capelli sono biondi, con una corona, di Peach, sono di Peach, evviva, ce l'abbiamo fatta, adesso continuano, sì, è Peach diavoletti, è proprio Peach, ok, diavoletti aiutatemi, aiutatemi, dobbiamo salvare Vinci, questi capelli sono... Di Elsa, di Mirabelle, di Anna o di... Di Elsa! Sì, questi sono i capelli di Elsa. Sì! Evviva! Diavoletti, ci state riuscendo voi a casa? Wow! Sì, è Elsa. Ok, diavoletti, dovete aiutarmi. Aiutatemi! Ok, questi capelli di chi sono? Diavoletti, questi sono i capelli di... Luisa... Mirabelle! Mirabelle, di Encanto! Sì, esatto! Ok, diavoletti, ecco sì, 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 è Mirabelle. Sì, è proprio Mirabelle. Ok, diavoletti, adesso andiamo sempre avanti. Oh,
Questo è molto facile. Questi sono i capelli della bambola di Squid Game. Eh sì, guardate, qui ci sono tantissime facce, ma è la seconda, la bambola di Squid Game. Ok, aiutatemi, aiutatemi. Dobbiamo salvare Vinci e ogni volta che rispondiamo bene... Cosa? Altri capelli? Ogni volta che rispondiamo bene, Vinci si scongelerà. Questi sono i capelli di... Ursula! Eh sì, Ursula! Sì, sono i capelli di Ursula. Ok, diavoletti, dobbiamo fare molta attenzione. Sì, è proprio Ursula. Ok... Cosa? Adesso devo indovinare il personaggio attraverso l'ombra? Ma è difficile! Oh no, aiutatemi, il tempo scorre! Questo è Todd! Sì, è Todd. Esatto, è Todd. Ok, adesso pensiamoci molto bene. Sì, è Todd, è Todd. Ciao, Todd. Oh no. Ok, e questo Sonic? No, non è Sonic. Bowser? Sì, è Bowser. Esatto, è Bowser. Ok, noi dobbiamo far scongelare Vinci perché quel gelataio non deve vincere. Ok, ciao Bowser. Quel gelataio non deve vincere, diavoletti. E adesso? È l'ombra di Sonic? No, non è l'ombra di Sonic. Forse è la B? Mario? Super Mario? Sì, è Super Mario. Ok, ce la stiamo per fare. Dai, piano piano Vinci si scongela. Piano piano Vinci si scongela. Tutti insieme, forza. Ok, andiamo avanti. Andiamo avanti. Cosa? E chi è questo adesso? Oh no, 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 diavoletti, aiutatemi! A, B, C o D? Secondo me la D. Sì, guardate la forma di questo personaggio. Sì, è uguale. È la D, evviva! Ok, che bello! Voi conoscete questo personaggio? Ciao! Wow, è bellissimo! Oh. Ok, andiamo avanti. È super veloce. Tutto è super veloce, ok? Questo lo conosco. Tutti conosciamo questo personaggio. Eh sì, questo è Sonic. Sì, è Sonic. Proprio Sonic. Sonic, sei tu? Evviva, Sonic! Ok, adesso andiamo sempre avanti. Andiamo sempre avanti. Sonic sta correndo molto veloce. Wow. Oh no! Questo è super difficile, diavoletti, gli indovinelli sono cambiati. Adesso dovete aiutarmi, perché Vinci deve scongelarsi. Ok, dobbiamo trovare l'emoji diversa. L'emoji diversa è... No, 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 no. Ok, diavoletti, forse ho trovato l'emoji diversa. Guardate, questa ha un occhio diverso. Eh sì, ha un occhio diverso rispetto a tutte le faccine. Dai, ho trovato l'emoji diversa. Controlliamo la risposta. Evviva! E questa l'emoji diversa. E voi l'avevate già vista? Ok, adesso controllate se vedete l'emoji diversa. Qui ci sono tantissime faccine che ridono. Eh sì, ci sono tante faccine che ridono. Ma qual è l'emoji diversa? L'ho trovata. Questa qui, guardate. Questa emoji ha gli occhi rivolti verso il basso. Eh sì. Ok? È la risposta giusta? Dai, dai, dai! Oh, stiamo per scoprire la risposta! Eh sì, è questa la risposta! Ok, andiamo sempre avanti. Dobbiamo trovare l'emoji diversa. Cosa? Qui ci sono tantissime faccine tristi, proprio come me, super triste. Ok, l'emoji diversa, questa qui. Voi l'avevate già vista? Sì, è proprio questa. Guardate, non ha gli occhi tristi, no. Ha gli occhi diversi. Questa trovata. Dai, diavoletti, piano piano Vinci si scongelerà. Eh sì? Sì, è questa. Dai, dai, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Quanti indovinelli ci sono? Un altro? Ok, ci sono tantissime fette. Sì, c'è tantissima anguria qui. Ok, ho trovato l'emoji diversa. Guardate, qui mancano dei semi. Eh sì? Mancano proprio dei semi. Eh sì? Guardate, tutti hanno i semi e questa no. Dai, 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 dai. Evviva! Abbiamo visto l'emoji diversa. Ok, dai, 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 dai.
L'alieno? Le emoji dell'alieno? Ma diavoletti, è super difficile. Io non vedo le emoji diversa da nessuna parte. Ok, forse ho visto le emoji diversa. Voi l'avete già vista? Questa qui. Eh sì, guardate la bocca dell'alieno. Guardate la bocca dell'alieno. È diversa? Eh sì. Dai, 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 dai. Risposta, risposta. Evviva, diavoletti. È diversa la bocca dell'alieno? È diversa. Ok, ma quanti indovinelli ci sono? Ok, il cavallo diverso. Ok, tutti hanno un muso bianco, tutti hanno delle orecchiette e tutti hanno un occhio. Ma aspettate, c'è una che cambia. Eh sì, questa, guardate. Qui non ha il muso bianco. Tutti hanno il muso bianco e questo no. Trovato. Voi l'avevate già visto? Sì, evviva! Ok, andiamo sempre avanti, andiamo sempre avanti. Cosa? Queste emoji? Ma diavoletti, come faccio a trovare le emoji diversa? Sono tutte uguali qui. Aspettate, forse ho visto qualcosa. Eh sì, guardate, guardate queste emoji. Ha il 3, sì, il 3 che si rivolge verso quella parte. Eh sì, questa qui. Esatto, diavoletti, la bocca è diversa. Ok, ma era super difficile questo. Adesso un altro. Diavoletti, dobbiamo scongelare Vinci prima che il gelataio ice cream porti con sé per sempre Vinci. Ok, qui l'ho vista. Sì, l'ho vista. Voi l'avete già vista? Sì, è questa, guardate. Qui ci sono due gocce. Eh sì, a queste emoji ci sono due gocce, mentre a tutte ce n'è una. È quella, sì, è quella con due gocce. Dai, dai, risposta. È molto lento. Oh, sì, è questa con due gocce, perché a tutte le faccine ce n'è solo una. Ok, adesso? Oh, no. Ok, qual è l'emoji diversa? Qual è l'emoji diversa? Diavoletti, aiutatemi, aiutatemi. Oh no, non la vedo. Oh, è questa, guardate, è diversa. Sì, questa è diversa. L'avete vista? Oh, tutte sono uguali, mentre questa è diversa. Gli occhi sono diversi. Ok, risposta, risposta. Sì, evviva, Vinci. Io ti farò diventare di nuovo un essere umano. Non sarai un cubetto di ghiaccio per sempre. Ok, il leone diverso. Il leone diverso questa volta. Diavoletti, aiutatemi. Voi avete gli occhi molto veloci. Ok. Un orecchio. Qui manca un orecchio. Eh sì, diavoletti, guardate. Qui manca un orecchio. Mentre tutti ne hanno due. Eh sì, guardate, lì manca un orecchio. Ok, diavoletti, andiamo avanti, andiamo avanti. Cosa? Qui ci sono tantissime fragole. Ok, dobbiamo trovare la fragola diversa. Aspettate, quella è una mela? Ho trovato l'emoji diversa, una mela. Fra tutte queste fragole, cosa ci fa una mela? Mela, trovato. Eh sì, ok. Vinci, sto per salvarti. Dai, 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 dai. Risposta! Sì, risposta alla mela. Fra tutte queste fragole era la mela. Ok, andiamo sempre avanti. Cosa? Adesso devo trovare le differenze. Ma diavoletti, ho fatto tutti gli indovinelli di questo mondo. Eh sì, farò tutti gli indovinelli di questo mondo per salvare Vinci. Ok, la differenza è... Aspettate, non la vedo. Voi vedete la differenza in questa foto? Aspettate, forse gli occhi? No, gli occhi sono uguali. Sono proprio uguali. Aspettate. Oh, guardate. Qui c'è, sì, un pezzo nero. E qui non c'è. Eh sì, qui c'è un pezzo nero e qui non c'è. Trovato. Esatto. Diavoletti, abbiamo trovato la prima differenza. Ok, adesso devo trovare altre differenze. Quando finiranno questi indovinelli, voglio rivedere Vinci. Un altro? Ok, diavoletti, se vedete la differenza in questa foto, avvisatemi, commentate, così mi date un consiglio. Ok, qual è la differenza? Qual è la differenza? Non la vedo. Diavoletti, aiuto, non vedo nessuna differenza. Oh, no, 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 no. Aspettate, qui c'è un calzino e qui no. Guardate,
Qui non c'è il calzino. Esatto, ho trovato la seconda differenza. Ok, la seconda differenza era un calzino. Ok, dobbiamo stare molto attenti. Eh sì, molto attenti. Ok, qual è la terza differenza? Diavoletti, qual è la terza differenza? Dobbiamo far scongelare Vinci. Quindi se vedete la terza differenza, guardate molto bene Mr. Crab, il granchio. No, non c'è niente. Aspettate, il cappello di SpongeBob. Guardate il cappello di SpongeBob e guardate questa foto. Eh sì, qui c'è un'ancora e qui no. Eh sì, lì c'è un'ancora e qui no. Il cappello è diverso. Esatto. Wow, sono un genio. Sto risolvendo tutti gli indovinelli per salvare Vinci. Ok, andiamo sempre avanti. Andiamo sempre avanti. Oh no, questo è super difficile. Diavoletti, voi vedete la differenza? Io non vedo nessuna differenza. Non vedo nessuna differenza. Ok, lì c'è Squiddy, sì, c'è Squiddy. Poi qui c'è SpongeBob, ciao SpongeBob. Ma non c'è niente. Aspettate. Sulla tavola. Eh sì, sulla tavola qui c'è una ciotola. Vedete tutti la ciotola? E qui non c'è niente. Eh sì, qui c'è la ciotola e qui non c'è niente. Guardate. Trovata. Eh sì, trovata. Vinci, farò di tutto per te. Esatto. Oh, quella ciotola non c'è. Ok, andiamo sempre avanti. Andiamo sempre avanti. Cosa? Hai risolto tutti gli indovinelli? Hai salvato Vinci? Adesso tornerà da te? Diavoletti? Ho risolto tutti gli indovinelli? Oh, grazie Diavoletti! Voi mi avete aiutato? Eh sì, mi avete aiutato. Quindi abbiamo sconfitto Ice Cream? Eh sì, io sto cercando quel gelataio cattivo da tantissimo tempo. Infatti guardate, adesso è mattina. Eh sì, adesso c'è il sole e io sto cercando Vinci da 24 ore. Eh sì, ma adesso Vinci tornerà da me. Chi è che sta chiamando? E Ice Cream? Oh, Vinci? Il telefono sta continuando a squillare. Devo rispondere? Ok. Vinci, sei tu? Anto. Diavoletti, oggi faremo shopping! Ok. Ok. Tieni la telecamera. Adesso ti porterò con i miei piedi. Ok. Sì, dove stiamo andando? Andando a fare shopping. Oh, Vinci, che bello! Diavoletti, sono proprio in un carrello? Eh sì, sono in un carrello perché Vinci... Ah, Vinci, non correre! Oh, ho veramente molta paura. Non lasciarmi e non correre. Ok, Anto, ci stiamo avvicinando sempre di più. Siamo quasi arrivati. Sei comodo? Oh, Vinci, non lasciarmi. No. Io potrei cadere. Okay. Ok, ma Diavoletti, adesso salutiamo Alessandra. Ciao, Alessandra. E se sto volete... sbagliando direzione. Oh, aiuto! No. Oh no, okay. Stavo per cadere. E se volete essere salutati nel prossimo video, commentate con un cuore rosso. Ok, Anto, ma adesso dobbiamo subito andare a fare shopping. Perché sai fra qualche giorno che giorno è? Sì, è il tuo compleanno. Diavoletti, il 5 luglio è il compleanno di Vinci. Prepararci, ecco. Ok. Ok, andiamo. Diavoletti, Vinci mi sta portando in un carrello. Ok. Oh, attenzione, c'è la macchina dietro di te. Vinci, attenzione alla macchina. Ok, dobbiamo fare marcia indietro. Ecco. Dai, facciamo passare la macchina. Sì. E poi andremo molto veloci lì. Nel supermercato mega gigante che ci aspetta ci saranno tantissime dobbiamo cose. Dobbiamo comprare tantissime cose per il tuo compleanno. E voi siete pronti per il compleanno di Vinci? Iscrivetevi se volete vedere il compleanno di Vinci. Sarà una festa super bellissima. Ok, Vinci, dai, andiamo al supermercato. Ok, tieni. Dobbiamo fare shopping, dobbiamo sbrigarci. Ah, potremmo cadere, attenzione. Vinci, attenzione alla macchina. Potremmo colpire la macchina da questa parte. Ok, sto andando. Ok, Vinci, attenzione. Vinci, stiamo andando al supermercato, che bello! Ok. Ci stiamo avvicinando sempre di più, adesso stiamo per fare shopping. Restate con noi perché voi dovete aiutarmi a scegliere delle cose, quindi restate con me. Sì, Diavoletti, adesso entreremo in questo supermercato mega gigante. Mega gigante, ci sarà di tutto qui dentro. Vinci, dai, vieni da questa parte, attenzione alle macchine.
Oh, che bello, diavoletto! Non vedo l'ora di fare shopping per il compleanno di Vinci! E noi stiamo andando in un supermercato super gigante! Vinci, dai, sbrigati! Diavoletti, Vinci deve sbrigarsi! Oh, Vinci, attenzione, potresti colpirmi! Ti rendi conto, adesso compreremo tantissime cose? Sì. No, oggi non succederà nulla, diavoletti. Oggi non succederà nulla perché stiamo per entrare in un supermercato mega gigante. Wow, è veramente super gigante. Lì c'è la frutta. Eh sì. Ok, diavoletti, oggi siamo in un supermercato. Ci divertiremo tantissimo nel fare shopping. Eh sì, ma secondo voi succederà qualcosa di brutto oggi? No. Cosa mai potrebbe succedere? Siamo in un supermercato, ci sono tantissime persone, dai! Infatti, qui ci sono veramente tantissime persone. Secondo me, oggi non succederà niente. Dai, Vinci, sbrigati! Okay, diavoletti, da come potete vedere ci sono tantissime cose e ci sono tantissimi reparti. Oh, ok, stava cadendo la tavoletta da surf. Aspetta! Lo so, perché guardate, lì c'è scritto Celebrations, quindi andiamo da questa parte. Lì c'è la cucina, ci sono tantissime cose. Vinci, guarda questa pignata di Spider-Man! Wow, questa pignata è super rara, non l'ho mai vista prima d'ora. Wow, ci sono veramente tantissime pignate. Sì, c'è anche un dinosauro pignata. Ok. Cosa? Dai, ci sono tantissime cose che cade tutto. Diavoletti, guardate questa pignata dinosauro, è così bella! Wow, questa pignata dinosauro è super gigante, non credi? Sì, ok, prendiamo questa pignata dinosauro. No, non mi convince. Vinci. Vorrei una pignata più colorata, ecco. Vinci, allora una pignata di una coda. No, non ci siamo. Vinci, è così bella questa pignata. Lo so, sono pignate bellissime, ma no. Okay. Diavoletti, dobbiamo festeggiare il compleanno di Vinci. Anto, vieni da questa parte. Aspetta, prendimi quella. Vediamo, questo che cos'è? Questa è una torta di compleanno. Sì, ed è perfetta, non credi? Perché adesso sta per arrivare il mio compleanno, quindi subito nel carrello. Ok, diavoletti, stiamo scegliendo tantissime cose per comprare. Tantissime cose per la festa di Vinci. Esatto, ok. Vinci, guarda, qui ci sono degli occhiali di SpongeBob. Wow, e guarda, okay. Questo che cos'è? Dai, Anto, prova questo. Ok, questa secondo me è una maschera. Una maschera di SpongeBob, ok. State per vedere tutti Anto SpongeBob. Ciao, sono Anto SpongeBob. Sei proprio SpongeBob mascherato. Ok. Ok, Vinci, ma questa maschera mi piace, voglio indossarla al tuo compleanno. Bene. E anche questi occhiali, mi piacciono molto questi occhiali. Ok, prendi tutto, Anto. Ok. Poi, aspetta, Anto, ma abbiamo bisogno dei palloncini. Ho una tavoletta da surf? No, non abbiamo bisogno di una tavoletta da surf al mio compleanno. No, Vinci, non ci serve una tavoletta da surf. Allora cosa ci serve? Palloncini, palloncini, tantissimi. Oh. Oh, Vinci, i piatti di Batman, i fazzoletti di Minecraft. Oh, guarda i piatti di Minecraft, sono super rari, tutti verdi. Vinci, i piatti di Minecraft? No, ma non mi convincono. Prima ho visto dei piatti molto più rari. Dai, mettili al suo posto. Oh, ma questi piatti di Minecraft sono super bellissimi. Vinci, guarda questo piatto. Diavoletti? Invece io ho visto quel palloncino, guarda. Quale palloncino? Oh! Diavoletti, guardate questo palloncino, prendiamolo. Andiamo, dai, Anto, ci sono tantissime altre cose. Diavoletti, restate con noi, stiamo facendo tantissimo shopping. Vinci, non colpirmi, ok. Vinci, sì, guarda, bicchieri colorati. Wow, bicchiere torta? Ma questo è un bicchiere torta, puoi bere, sì. Quindi questa non è una candelina, ma è una cannuccia? Sì, è una cannuccia, puoi bere con questa torta. Bene. Quindi, compleanno magnifico. Come bicchieri, Anto, abbiamo bisogno anche dei bicchieri, non credi? Sì, prendi i bicchieri. Ok, Vinci sta prendendo tutto il materiale. E io sono veramente molto in ansia per il compleanno di Vinci. Abbiamo bisogno anche di una mazza per la pignata. Sì, prendi una mazza per la pignata. Scusate, diavoletti, con questa romperemo proprio la pignata in questo modo. Posso romperla adesso? No, non puoi rompere adesso la pignata, dobbiamo prima comprarla. Smettila. Ok, diavoletti, secondo voi cosa devo regalare a Vinci? Eh sì, oh, che bella questa pignata. Sì, una pignata unicorno mini, prendila. Ok, poi questa è bellissima, guarda, un dinosauro pignata mini, ok? Prendiamolo, poi c'è anche... Cosa? Un taco. Oh, prendi. Ok. Cosa? Vinci sta prendendo tutte le pignate. Oh, Vinci, che fai? C'è anche
Vinci, vinci, quante pignate prendi? Perché tu pensi che ne siano troppe? Guarda questo squalo pignata. Wow, questo squalo pignata è super gigante. Ok, prendilo. Dai, aggiungiamo anche questo. Questo è un emoji pignata. Non possono prendere questa? Razzo, è un razzo? Vinci, devi andare dritto nel carrello, razzo. Hai sbagliato direzione. Ok, vinci, ma non pensi che siano un po' troppe le pignate? Manchi questa. Questa arcobaleno? Vinci sta prendendo. Vinci. Vinci, ci cacceranno. Noi abbiamo bisogno di un altro carrello, non credi? Oh, Vinci, ma quante pignate hai preso? Oh, Vinci, ma si sta avvicinando il tuo compleanno. Guarda, prova questo. Sì, Vinci, è proprio il tuo compleanno. Il 5 luglio è il tuo compleanno. Non vediamo l'ora, non vediamo l'ora. Ma io non vedo l'ora di vedere il tuo regalo. Cosa? Vedo l'ora di vedere quello che mi hai regalato. Diavoletti, io non ho preso ancora niente a Vinci. Non so cosa regalare a Vinci. Cosa devo regalare a Vinci? Diavoletti, devo subito preparare un regalo per Vinci. Commentate qui sotto, fra di noi, cosa devo regalare a Vinci, secondo voi? Vinci sta aspettando il suo regalo. Ok, ma aspettate, sento vibrare il telefono. Vinci... Avanti, Vinci, ma aspetta, sento il telefono che... Vinci, sento il telefono che sta vibrando. Chi è che ci sta disturbando mentre facciamo shopping? Cosa? Vinci, ma chi è? Non lo so. La persona TV, cosa vuole? Cosa ci fa la persona TV qui, in questo supermercato? Oh. Non dovresti essere qui. Cosa ma ci fa? Ciao Vinci, ho una sfida per voi. Quale sfida? Siete al supermercato. Sì, sì, ma cosa vuoi? Bene, io sono il capo di questo supermercato. Cosa? E cosa vuoi? Cosa voglio? Voglio che prendete una cosa per me. Ok. Dovete comprare una banana. Ok. Fatelo. Subito. Subito? Non pensate alla festa di compleanno. Perché non dobbiamo pensare alla festa di compleanno? Ehi, tu stai rovinando la nostra giornata. Diavoletti, questo è il capo di questo supermercato. Vinci, non iniziare a piangere, non piangere, va bene? Noi eravamo venuti qui per fare shopping per il mio compleanno, non a comprare banane, Anto. Vinci, ma questa persona, cioè il capo di questo supermercato... ha detto che ha bisogno di una banana, quindi adesso noi dovremo andare... nel reparto frutta, perché qui siamo al reparto compleanno. Sì, e ha detto che non dobbiamo pensare al tuo compleanno, dobbiamo pensare a comprare una banana. Dobbiamo prendere questa cosa per questa persona. Oh, un allarme? Diavoletti, c'è un allarme? Forse si tratta del capo di questo supermercato, cioè la persona TV. C'è un allarme, sentite? Comprate la banana. Comprate la banana? Ma perché sta parlando anche con... il microfono? Ok, Anto, io non comprerò quella banana. Vinci, no! Vinci, è il capo di... Vinci! Ho visto un'altra pignata, scusa. Vinci, no, no, basta comprare pignate, basta comprare... Vinci, una pignata stella? Vinci, basta pensare al tuo compleanno, l'ha detto anche quella persona. Beh, io non ho sentito niente. Un'altra pignata. Vinci, no, non puoi continuare a comprare pignate. Vinci. Dai, no, non puoi continuare. No, non puoi continuare a comprare pignate. Questa è una pignata torta di compleanno, ma no. Lo so, ci sono tantissime cose carine qui. Guarda questi piatti farfalla. Wow. Oh? E noi adesso questi non possiamo... Questi piatti unicorno? Beh, ma noi adesso non possiamo comprarli perché... No. Ha detto il capo di questo supermercato che ha bisogno di una banana. E chi deve prendere la banana per il capo? Noi? Sì, Vinci. Perché? Vinci, dobbiamo fare questa missione perché il capo di questo supermercato ha detto che dobbiamo comprare una banana. Diavoletti, compriamo una banana. Oh, ho già visto qualcosa per quando sarà il compleanno del nostro cagnolino. Vinci, adesso basta. Dai. Un messaggio? Sì, di certo sarà il capo. No! Vinci, guarda cosa ha detto, mi ha mandato un messaggio. Cosa dice? Comprate la banana. Vinci, non distrarti, beh. È il 5 luglio il tuo compleanno, non adesso. Quindi andiamo a comprare la banana per questo capo. Ok, ma il capo di questo supermercato perché vuole farci comprare una banana? Vinci, guarda! Beh, adesso sei tu a distrarti, Anto. Scusa. Dai.
Vinci, non è il momento di surfare. Quest'altro colore. Vinci! Più carino? Vinci! Oh, che fai? Non è il momento di pensare alle tavolette da surf. Oh sì, guardate, diavoletti. Ci sono tantissime tavolette. Oh, mi sta mordendo! La bocca aperta di uno squalo mega gigante. Vinci, il capo potrebbe arrabbiarsi. Il capo di questo supermercato potrebbe arrabbiarsi. Quindi avviamoci nel reparto frutta per prendere una banana al capo. Sì. Dobbiamo prendere una banana al capo di questo supermercato. Che noia. Dai, che noia. Cerchiamo la banana. C'è anche Hello Kitty. Basta. Dai, andiamo. Ecco la pignata che ho comprato. Vinci, è proprio vieni. Qui. Vinci, vieni. Qui ci sono delle formine per il ghiaccio. Guarda, Anto. Eh sì, ghiaccio farfalla, ghiaccio corona, ghiaccio joystick. Anto, Vinci, guarda queste Vinci, formine ghiaccio. Vinci, il capo è dietro di te, guarda. Cosa? Ehi, ciao capo, cosa vuoi? Perché ci stai seguendo? Mi è andato via. Ok, Vinci, secondo me si sta arrabbiando. Secondo me dobbiamo subito correre a comprare quella banana. Sì. Perché altrimenti il capo si arrabbia e dopo non mi lascerà comprare tutto questo. Perché sai, potrebbe anche dire tu non farai shopping oggi mentre io... Potrebbe cacciarmi. Esatto, mentre io devo comprare tantissime cose, Anto. Questo non è abbastanza. Oh, Vinci. Dai. Skibidi di toilet. Sì, questo mi ricorda Skibidi di toilet. Sì. Ed è per questo che sono qui, okay. Perché questo mi ricorda Skibidi Toilet. Dai, Vinci, da questa parte ci sono le banane, okay. Compriamo la banana per questo capo e poi continuiamo a fare shopping. Anto? Non sembra essere il reparto frutta, guarda. No, diavoletti, non siamo nel reparto frutta. Qui dobbiamo farci un viaggio. Vinci, dai, dobbiamo trovare il reparto frutta. Questa valigia. Vinci! Okay, Vinci, dobbiamo trovare il reparto frutta. Oh, guardate questa valigia, ciao. Ma dobbiamo subito trovare il reparto frutta. Adesso, oh, wow. Ci sono degli asciugamani per asciugarci. Sì, sono bellissimi, guarda quello unicorno. Wow, questo asciugamano è super bellissimo. Guardate, c'è un unicorno che sta dormendo, okay, Vinci. Il reparto frutta. Oh, guardate questo, wow. Ok, Vinci! Dai, andiamo! Oh, che bello! Ok, no! Oh, Sonic! Diavoletti, c'è anche Sonic! Ti stai distraendo fin troppo. Noi, hai visto il capo? Era sì. Dietro di me? Sì. Ti ricordo che era dietro di me? Sì, quindi dobbiamo andare nel reparto frutta. Anche se qui c'è SpongeBob. Ciao, SpongeBob! No, aspetta, lì c'è Pikachu. Pikachu? Sì, c'è anche Pikachu. Ok, ci sono Vinci, no, non puoi comprare Pikachu, devi comprare una banana. Vinci, devi comprare una banana. Anche se Pikachu è giallo come una banana, non puoi comprarlo. Quindi dovremo aspettare Vinci. Che il capo sia felice per comprare Pikachu e tutte le altre cose che ci servono per il mio compleanno? Sì, e il capo sarà felice quando? Avrà la banana. Oh. Ok. Non può prendersela da solo? Vinci, andiamo a comprare la banana per il capo. Aspetta. Guarda, ho tantissime formine per la sabbia, sapete che a me piacciono molto. Ho visto la banana da quella parte. Io da quella parte vedo solamente vestiti. Chissà cosa succederà. Oh no, io ho veramente molta paura. Ok, diavoletti, ci siamo avvicinati da come Vinci. Potete vedere. No, qui c'è una cipolla. Sì, Anto, ma intendevo che ci siamo avvicinati alla frutta. Guardate, qui c'è dell'anguria. Sì, ma io non vedo una banana qui. Anto, tu vedi una banana? Una banana? No, è un ananas. Oh, ok. Oh, Vinci, questa non è una banana. Una banana? No. Ci sono solo mele e limoni. Ok. Vinci, forse ho trovato le banane. Oh. Finalmente. Sì, ho trovato una banana. Finalmente. Ok, compriamo la banana. Così il capo sarà felice. Ed urrà, potremo continuare a fare shopping. Ok, ma perché il capo vuole questa banana? Non capisco. Comprata, andiamo. Andiamo via, ciao banane. Siamo solo venuti qui di passaggio. Adesso andremo via perché noi stiamo facendo shopping per il mio compleanno. E qui non è il posto perfetto. Eh no, qui c'è della frutta. Noi abbiamo bisogno di palloncini, pignate. Non ci posso credere, abbiamo trovato una banana. Ok. Dai, Vinci. Super felice. Vinci. Abbiamo finalmente comprato la banana per il capo e quindi adesso il capo ci lascerà in pace. Sì, Vinci, ma questa banana, io sto sentendo qualcosa.
Cosa? Sì, diavoletti, sentite anche voi qualcosa. Questa banana sta ridendo? Cosa? Come potrebbe mai? Non lo so, diavoletti, questa banana sta ridendo. Hai sentito? Sì, sentite molto attentamente. Questa banana ride? Ok, diavoletti. Il capo deve prendersi questa banana. Quindi, capo, dove sei? Capo, abbiamo la tua banana. Sì, diavoletti. Adesso dobbiamo solamente restituirla. Dai, capo. Andiamo avanti, Anto. Dov'è il capo, diavoletti? Capo, vieni a prenderti la tua banana. Vinci? Cosa? Bravi, avete comprato una banana. Eh? E adesso? Ma adesso guardate nel carrello. Cos'è successo? Diavoletti, non c'è più. Avete visto? Eh sì. La banana è scomparsa. Perché? Questo cosa significa? Adesso ha preso vita. Ha preso vita? La banana ha bisogno di voi. Cosa? Vinci? Guarda! Ha preso vita! Quella banana ha proprio preso vita. Diavoletti, quella banana ha preso vita. Ok, ma noi... noi stiamo facendo il nostro shopping, banana, lasciaci in pace. Sì, lasciaci in pace. Noi non c'entriamo nulla con quella banana, Anto. È il capo che ti voleva. Dai, capo, cosa dobbiamo fare adesso? Andiamo. La seconda sfida è comprare 3 giocattoli a quella banana. 3 giocattoli? Subito. Uffa. Shopping. No, mi dispiace, Vinci, ma quella banana, proprio quella banana... Adesso è vivente, ed è lì, guardate. Eh sì, e questa banana è appena nata, e quindi adesso dobbiamo comprare 3 giocattoli a quella banana? Io ci rinuncio, io vado via, continuo con il mio shopping, Anto. Io non c'entro nulla con quella banana, è il capo a volere quella banana, io no. Ma quella banana, Vinci, quella banana ha preso vita, è povera banana, vuole 3 giocattoli, perché la seconda sfida è comprare proprio 3 giocattoli a quella banana. Beh, è il mio compleanno, come lo metti? Il tuo compleanno lo penseremo dopo, dopo che faremo felice quella banana. Bene, quella banana sarà felice di una mini pignata? No, Vinci, non vuole una mini pignata, vuole 3 giocattoli. E allora facciamo uno scherzetto a quella banana, vieni? Io ho visto tantissimi scherzetti, Anto, dai, facciamo uno scherzetto alla banana, così sarà più divertente. Un messaggio! Cosa? Non fate scherzi alla banana, fate la sfida e basta? Vinci, non si possono fare scherzi alla banana. La banana si sarebbe spaventata con questi. Vinci, non puoi fare scherzi alla banana, potrebbe arrabbiarsi. E dai. Neanche con dei palloncini d'acqua? No, Vinci, neanche con dei palloncini d'acqua. Dai, basta. Dobbiamo fare la seconda sfida. Cioè? La seconda sfida è comprare 3 giocattoli a quella banana. Quindi adesso andremo nel reparto giocattoli? Sì. Anto, guarda. Sì, Vinci, basta, basta, basta. Non puoi pensare al tuo compleanno il 5 luglio, non oggi. Oggi dobbiamo pensare a quella banana. Oggi dobbiamo pensare a quella banana. Vinci, mi dispiace. Penseremo dopo al tuo compleanno. Quella banana ci sta fissando, guarda. Sì, in effetti quella banana sembra molto spaventosa. E ci sta fissando, quindi... Andiamo. Andiamo. Ok, per far calmare la banana regaleremo dei fiori. Vanno Vinci, bene i fiori? No, vuole giocattoli, vuole giocattoli. Allora, io voglio dei fiori. Wow, diavoletti, guardate, qui ci sono dei fiori. Questi sono dei girasoli, sono bellissimi. Vinci, sono bellissimi, ma mi dispiace, dobbiamo comprare giocattoli. Ok, Anto, guarda questo Nerf di Roblox. Diavoletti, questo Nerf di Roblox non l'ho mai visto in vita mia. Neanch'io. Vinci, questo è un giocattolo, quindi compriamo il primo giocattolo. Ecco fatto. Super gigante, ne sarà felice. Sì. Ok, adesso andiamo da questa parte. Qui ci sono tantissimi giocattoli. Guarda, vieni qui. E allora vuole questo di Super Mario? La macchina di Super Mario? E invece secondo me adesso vuole dei pattini. Sono perfetti? No, meglio la macchina di Super Mario. Ok. Ok, diavoletti, abbiamo comprato la macchina di Super Mario e il Nerf di Roblox. Quindi adesso, dopo aver fatto tantissimo shopping per la banana, possiamo andare via? Sì, abbiamo finito. No, Vinci, sono 2 giocattoli, dobbiamo comprare l'ultimo. 3 giocattoli. Sì, dimenticavo, come no, il terzo giocattolo per quella banana che non conosciamo. Un'altra macchinina? Oppure una pallina?
Cosa compro? Non saprei, perché qui ci sono tantissime cose. C'è anche una macchina super gigante. Che dici? No. Secondo me no, basta macchine. Allora andiamo sempre avanti. Ma cosa succederà? Perché quella banana sta continuando a seguirci? Non lo so. E poi, cosa succederà quando compreremo i 3 giocattoli a quella banana? Vinci? Ma non è che resteremo bloccati in questo supermercato con la banana? No. Quando chiuderà? Dai, Anto, non pensare questo. Ok, Anto, qui c'è una vasta scelta. C'è Sonic, Vinci, poi c'è Minecraft. C'è anche Bowser. Bowser? Wow, è gigante, lo voglio io. No, Vinci. Oh. Ok. Vinci, Freddy. Questo è un personaggio di Freddy. Wow, piacerà tantissimo alla banana, non credi? Sì. Sì. Questo è l'ultimo giocattolo che compriamo. Abbiamo comprato 3 giocattoli. Sì, abbiamo comprato 3 giocattoli per la banana. Che carina, che cos'è? Un peluche di Minecraft. Oh, è una capra di Minecraft? Wow! Oh, e Vinci sta continuando a vedere i giocattoli. Eh sì, dai Vinci, basta vedere i giocattoli. Oh, che fai? Vinci, cosa hai visto? Wow, Baby Yoda, ciao! È super bellissimo. Vinci, dobbiamo fare shopping per quella... Cosa? Dove sono i giocattoli? Diavoletti! Li hai messi proprio qui, non è così? Diavoletti, li avevo messi qui. Dove sono i giocattoli? No, qui ci sono soltanto le mie pignate. Oh, quei diavoletti! Quei giocattoli sono spariti. Quei giocattoli sono spariti e non capiamo il motivo. Ok, diavoletti. Cosa? Secondo voi chi ha preso questi giocattoli? La banana? Senza neanche ringraziarci, molto maleducata. Cosa? La persona TV? Il capo del supermercato guarda Vinci. Cosa? Sì. Siete stati così bravi. Grazie. Ma adesso guardate la banana. Cosa? Guardiamo la banana. Sta crescendo sempre di più. Cosa? Diavoletto. Vedete la banana crescere? Sì. La banana è cresciuta, guardate. Guardate, notate anche voi la differenza? Sì. Una grande differenza. La banana è cresciuta? Perché è cresciuta? Sta crescendo sempre di più, Vinci. Adesso l'ultima sfida è trovare la banana. Perché si sta nascondendo? Si sta nascondendo? Trovate subito la banana. Cosa? Dobbiamo trovare subito la banana, Vinci. Perché adesso si sta nascondendo. Infatti, no, non è più qui. Diavoletti, la banana è cresciuta. Eh sì, era veramente molto alta. Non era più piccolina come prima. Secondo me la banana è cresciuta perché abbiamo dato a quella banana dei giocattoli. Ok. Non se li meritava. Vinci, ma adesso dov'è la banana? Potrebbe essere dappertutto. Potrebbe essere qui... Vinci, controlla. Vinci, sì, potrebbe essere qui sotto. C'è qualcuno? No, qui sotto non c'è nessuno. Forse dietro questo dinosauro gigante? No, dietro questo dinosauro gigante non c'è nessuno. Oh no. Dobbiamo trovare... Dietro questo cagnolino, controlla. Vinci, no, non c'è nessuno. Che carino. Vinci, dobbiamo trovare la banana. La banana si sta nascondendo in questo supermercato gigante. Vinci, non è che si nasconde qui dentro? In questi secchielli? No, la banana è troppo grande per questi secchielli. Sono troppo piccoli. Sì. Ok, dov'è la banana? Dobbiamo trovare la banana. Oh, potrebbe essere qui dentro. Vedete la banana? Banana, dove sei? No. Vinci, aspetta. Ok, la banana non è qui dentro. Vinci, e se la banana ci rapisse? Cosa? Non credo. Noi abbiamo dato dei giocattoli. Perché dovrebbe essere arrabbiata con noi? Ok, Anto, controlla nei lati. Potrebbe nascondersi qui la banana. Oh, Vinci, la banana. No, è soltanto un personaggio. Ok. Forse la banana si nasconde qui dietro. No, non c'è nessuno. Vinci, la ricerca sta continuando, ma la banana non c'è. Esatto, senza nessun risultato. Controlla qui. C'è la banana qui dentro? No, nessuna traccia è della sotto, banana. È sotto, controlla sotto. Neanche sotto. E neanche sotto, sotto. Vinci, ma perché quella banana ci ha rovinati il nostro shopping? Esatto. Forse la banana si nasconde in queste... Non ce la faccio più. Ma perché ci succedono tutte queste cose? Controlliamo. Vedi la banana? Ok, stavamo per rompere le TV, ma tutto bene. La banana non è qui.
perché non troviamo la banana? Da nessuna parte. Non sembra essere qui. La terza sfida è trovare la banana. E dobbiamo sbrigarci, perché se no, il capo del supermercato potrebbe chiudere le porte del supermercato e potrebbe bloccarci qui dentro. E potrebbe non lasciarci comprare più le cose per il mio compleanno. Ok, Vinci, controlla. La banana è qui? No, nessuna traccia di quella banana, Anto. Dove sei? No. Vinci, ma cosa fai? Cosa sto facendo? Vinci! Guarda, Anto, qui c'è una paperella. Oh, che bella questa paperella. Non è super carina, muove anche la testa. Sì, Vinci, ma non puoi pensare a questa paperella. Oh, forse la banana si nasconde lì dentro? Controlliamo. Wow! No, la banana non è qui dentro. Ma adesso guardate cosa faccio. 3, 2, 1... Stavo scherzando. Basta. Dobbiamo trovare la banana. Tu vedi la banana qui? No, ci sono solamente coniglietti. No, la banana non è qui dentro. Neanche qui dietro? No, neanche qui dietro. Che ansia. Diavoletti, io voglio trovare la banana. Potrebbe essere molto pericoloso. Dobbiamo trovare quella banana. E poi, non voglio rovinare la festa di compleanno di Vinci. Il 5 luglio è il compleanno di Vinci. Oh, qui non c'è la banana. Aspetta. Oh, ok, scusate. Che c'è? Forse la banana si nasconde in questi cerchi giganti. No, la banana, Vinci. La banana. Sì, Vinci, ma la banana non si nasconde fra questi cerchi giganti. Ok, Anto, ti sfido. Tu sai girare con un cerchio? No, Vinci, non so girare. Provaci. Vinci, ti sto dicendo che non so girare con un cerchio. Dai, provaci. Non lo sai fare. Okay, diavoletti, momento molto interessante. Qui ci sono tantissimi, oggetti per la casa. Quindi secondo me potrebbe nascondersi anche qui dentro. In questi cassetti? No, Vinci, non c'è nessuno. E qui? Vinci, controlla molto bene. Diavoletti, aprite bene gli occhi. Forse la banana si nasconde qui sotto, no? Vinci, qui dentro? Sì, qui è molto sospetto. No, Vinci, non si nasconde la banana. Neanche qui dentro? No, neanche qui la banana non è da nessuna parte. Vinci, apri questo. Diavoletti, adesso Vinci aprirà proprio questo. No, non c'è niente. No. E qui? Vinci, controlla qui. Sento la banana. Vinci, no. C'è la banana. No, non c'è niente. Non c'è niente. Oh, diavoletti, stiamo cercando in tutto il supermercato, ma la banana non c'è. La banana sei a rilassarti su questo divano? No, non è neanche su quel divano. No, potrebbe rilassarsi. Invece cosa fa? La banana si nasconde? Oh, forse si nasconde in questo secchio? No, nessuna banana in questo cerchio. Ok, andiamo a cercare la banana. Forse? Vieni, Anto. Questo è un cassetto nascosto, quindi la banana potrebbe nascondersi qui dentro. No, Vinci, la banana non si nasconde qui dentro. Dobbiamo trovare la banana, dobbiamo sbrigarci. Oh, Vinci sta piangendo perché fra pochissimi giorni è il compleanno di Vinci. Ma adesso Vinci sta piangendo. Oh, mi dispiace. Ma adesso troveremo la banana e tutto questo finirà. Tanto vieni, guarda, la banana potrebbe nascondersi in questi cuscini super soffici. No, Vinci, non c'è nessuno in questi cuscini. No. Oh, mi dispiace. Diavoletti, secondo me qui si nasconde la banana. Sì, perché ci sono tantissimi articoli molto sospetti. Ad esempio, questi contenitori giganti, controlla. Diavoletti, la banana si nasconde in questi contenitori? No. Niente. Non c'è nessuno. Oh no. Dov'è la banana? Perché non sembra essere qui? Banana, dove sei? Banana! Vinci, qui dentro! Cosa? Non c'è niente? Qui dentro? Niente. Niente. Come sempre, niente. Oh, forse qui dentro? Niente. Vinci, qui dentro. La banana è qui dentro. No. E qui dentro? No, neanche qui, neanche qui, neanche qui. Non è da nessuna parte. Ma la banana dov'è? Cosa? Anto, cosa succede? Vinci, guarda! Cosa? Lassù? Sì, lassù, sul soffitto. C'è la banana?
È stato molto difficile. Come fai a nasconderti lassù? Sì, diavoletti, la banana si sta nascondendo sul soffitto. Ecco perché non trovavamo la banana da nessuna parte, neanche nei cassetti. Era su una palla sul soffitto. Eh sì, diavoletti, la banana si nascondeva sul soffitto. Guardate, adesso non c'è più. Abbiamo trovato la banana, quindi il nostro lavoro qui è finito. Andiamo. Ok, adesso possiamo pensare al tuo compleanno. Andiamo! Vinci? Ma chi? Diavoletti? Qualcuno? Ha buttato fuori tutte le cose dal carrello. Vinci? Fatto. Cosa è successo? È stato qualcuno di molto misterioso. Io stavo camminando con il mio carrello, ma all'improvviso tutte le cose sono uscite fuori come per magia. Cos'è successo? Diavoletti? Chi ha buttato tutte le cose fuori? Ok, rimettiamo tutte le cose. Vinci? Fuori. C'è la persona... C'è la persona TV nel carrello? Quindi adesso tutto mi è chiaro. Persona TV è stata tutta colpa tua? Persona TV, cosa vuoi da noi? Ok, cosa vuole adesso? Cosa vuole? Avete trovato la banana? Bravi. Sì, quindi? Ma adesso si sta arrabbiando. Cosa? Anche? Non capisco il motivo. C'è un enorme. Aiuto. La banana... La banana si sta arrabbiando. Scappate. Il capo sta chiedendo aiuto? Vuole farci scappare? Sì, diavoletti. È successo un problema. La banana si sta arrabbiando. E noi dobbiamo scappare. Vinci, dov'è la banana? Cosa? È dietro di te? Adesso... La banana ha una faccia molto arrabbiata. Vinci, dobbiamo fare molta attenzione. Dammi la mano, dammi la mano. Voglio chiedere una cosa a quella banana. Vinci, non avvicinarti a quella banana. Diavoletti, Vinci si sta avvicinando a quella banana. Vinci, no. Aspetta, adesso cercherò di calmare questa banana. Riuscirò. Vinci, no, non puoi calmare quella banana. Vinci, vieni qui, dai. Vieni qui. Cosa? Vinci! Cosa? Vinci? Dove sei? Oh no, la banana ha preso Vinci? Eh sì. La banana ha rapito Vinci? Vinci! Cosa? Diavoletti? Dov'è la banana? Dov'è Vinci? Diavoletti? La banana ha preso Vinci? Eh sì, la banana ha proprio rapito Vinci! Oh no, diavoletti, cosa devo fare? Il compleanno di Vinci è stato rovinato? Oh no! Oh no! E adesso chi festeggerà il compleanno di Vinci? Diavoletti? Oh no, la banana ha rovinato il compleanno di Vinci perché la banana ha attirato Vinci e adesso non so dove si trova. Dove ha portato Vinci? Forse in questa stanza? Forse ha portato Vinci in questa stanza? Oh, dobbiamo fare molta attenzione. Diavoletti? Cosa è successo? La banana ha rapito Vinci. Sì. Cosa? Sì. Adesso se vuoi salvare Vinci, devi risolvere tutti gli indovinelli. Cosa? Diavoletti aiutate Anto. Diavoletti aiutate Anto? Ok, se voglio salvare Vinci, devo risolvere tutti gli indovinelli. Va bene. Io farò di tutto per Vinci. Sì, farò di tutto per Vinci. Diavoletti, io voglio Vinci qui con me. Vinci stava preparando il suo compleanno. Quindi, quali sono questi indovinelli? Cosa? Questi sono gli indovinelli? Ok, diavoletti, dobbiamo indovinare il personaggio dall'ombra. Diavoletti, dobbiamo risolvere tutti gli indovinelli. Aiutatemi, aiutatemi. Ok, questo è Patrick. Sì, Patrick. Ecco fatto. Ok, dobbiamo risolverli tutti. Ok, questo è... Quella coda Pikachu! Pikachu! Ok, dobbiamo risolverli tutti, tutti, tutti. Ok. Questo chi è? Sembra un orso. Winnie the Pooh? Sì, Winnie the Pooh. Ok, non devo sbagliare. Oh, questo è facile. Sì, è Squiddy. Sì, Squiddy. Ok, voi avete indovinato qualcosa? Forse è l'orso di Masha? È un orso? Sì, è l'orso di Masha. Ok, attenzione alla banana. Oh, è Marge. Sì, dei Simpson. Oh, l'ho notato dai capelli. Ok, e questo è una scimmia. Curioso come George?
Sì, George. Ok, diavoletti. Questo? Ha la faccia così. Doraemon. Doraemon, sì. Oh, per un pelo. Ok. Sì, un maiale. Di sicuro Peppa Pig. Peppa Pig. Ok, la banana dov'è? Cosa? Un granchio? Questo granchio è Mr. Crab. Ok. Sì, salveremo Vinci. Salveremo Vinci. Ma quanti indovinelli sono? Ok, un cane. Di sicuro Scooby-Doo. Sì, Scooby-Doo. Ok. Diavoletti, sto indovinando tutto. Oh, un gatto. Gumball. Oh, per un pelo. Ok, diavoletti, diavoletti, un uccello. Questo è Titti? Sì, Titti! Ok, aiuto. E questo è un altro gatto. Tom? Sì, Tom e Jerry. Sì, ok, attenzione. Oh, sì. Questo lo conosco, Masha. Masha, sì. Ok, e adesso? Cosa? È un treno. Thomas? Charles? Thomas? Sì, Thomas. Ok, li stiamo indovinando tutti. Oh sì, è una spugna quadrata, SpongeBob. L'abbiamo visto prima. Sì, SpongeBob. Ok, cosa? E questo? È un pesce. Sì, è un pesce. Nemo? Forse è Nemo? Oh, è Nemo. Meno male, meno male. Ok, ce l'ho fatta. Una macchina? Forse questa macchina è Cars? Sì, secondo me è Cars. Attenzione alla banana. Oh, sì, è Cars. Oh, ce l'ho fatta. Ok, e adesso? Questo personaggio sembra Buzz Lightyear? Sì, sembra Buzz Lightyear. Mi ricordano, sì, 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 Buzz Lightyear. Ok, diavoletti, attenzione, non dobbiamo sbagliare neanche una volta. Questo è Olaf. Sì, è un pupazzo di neve con i capelli, sì, e con il suo braccio, sì, è Olaf. Olaf, ciao! Sì, è Olaf. Ok, e adesso? Un altro personaggio? Diavoletti, chi è questo personaggio? Woody? Sì, Woody, di Toy Story. Esatto, ok, ce l'ho fatta. Diavoletti, stiamo risolvendo tutti gli indovinelli. E questo? Una persona più ragno, Spider-Man? È Spider-Man? Sì, è Spider-Man. Ok, gli indovinelli stanno cambiando, ok? America, un cappello, sì, Capitan America, sì, Capitan America. Ok, sì. Ok, un martello più l'elettricità, Thor? Sì, un supereroe con il martello è Thor, Thor. E adesso? Una pozione verde? Molto forte, veloce. Hulk? Sì, è Hulk perché è verde. Sì, Hulk. E adesso? Questo chi è? Diavoletti? Questo è un altro indovinello? Ok, diavoletti, questa volta dovete aiutarmi. Chi è questo personaggio? Sapete chi è? Dobbiamo salvare Vinci perché la banana ha rapito Vinci. Secondo me è Skibidi di Toilet? Sì, perché un water ha una testa, lì ha un orecchio, un water con una testa, Skibidi Toilet. Sì, sei tu Skibidi Toilet. Aspettiamo la risposta, aspettiamo tutti la risposta con ansia, perché dobbiamo salvare Vinci. Oh, Skibidi Toilet? Oh, ce l'ho fatta! Diavoletti, ce l'ho fatta! E adesso? Cosa succederà? Che ansia. Vinci? Dove sei? Vinci? Vinci? Dove sei? Vinci? Cosa? La banana? Sono la banana. Ho liberato Vinci. Cosa? È nel supermercato. Vinci? È nel supermercato? Vinci? Dove sei? Vinci? È stato spaventoso. Vinci, adesso però siamo tornati insieme. E quindi possiamo continuare con lo shopping per il mio compleanno? Sì. Senza nessuna banana paurosa che ci disturberà? Oh, questa banana paurosa ha rovinato la nostra giornata. Esatto. Adesso basta. Adesso dobbiamo pensare al tuo compleanno, va bene? Ok.
Diavoletti, io non so cosa regalare a Vinci, quindi commentate qui sotto. Ciao Diavoletti. Ciao a tutti. Oh. Questo libro parla proprio del nostro cagnolino. Esatto. È super bello. Wow, oh, al nostro cagnolino piace tanto. Sì, piace tanto leggere il suo libro. Oh. Per Hop. Hanto e Vinci, il sogno di Hop. Wow. Ok, ma oggi stiamo per fare la cosa più epica del mondo! Vinci, tu sai cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Adesso te lo dico, fra 3, 2, 1... Allora, cosa facciamo? Oggi noi faremo una passeggiata nella foresta! Foresta? Sì, hai capito bene. Cosa? Faremo una... Sì, passeggiata? Nella foresta! Beh, la mia risposta è no. Come? Vinci, dai! Andiamo a fare una passeggiata! Si sta avvicinando Natale! Quindi... Sai che nella foresta potrebbe esserci qualcuno? Uno sconosciuto? Oppure magari il Grinch? Il Grinch? Sì. Ma no, Vinci! Il Grinch non c'è nella foresta! Beh, questo lo dici tu. Ok, dai Vinci, andiamo a fare la passeggiata... Nella foresta! Ok, andiamo, ma facciamo molta attenzione. Diavoletti, aprite bene gli occhi perché ho veramente molta paura. Ok. Ok, dobbiamo uscire adesso? Sì, usciamo! Diavoletti, okay. Apriamo la porta e andiamo a fare una passeggiata. Hop, tu resta dentro. Non venire con noi, potrebbe essere pericoloso. Ok, Hop, tu resta dentro, va bene? Non è sicura la foresta per te. Poi torniamo. Ok. Allora... Ok, mettiamo il nostro cagnolino dentro casa. Oh. Oh, oh. Ciao, ci vediamo dopo. A dopo. Andiamo, adesso Vinci. A noi tocca andare nella foresta che si trova proprio qui. Dai, andiamo, andiamo. Diavoletti, adesso andremo nella foresta. Sarà una passeggiata super bellissima. Ok, Diavoletti, siete pronti per questa passeggiata nella foresta? Wow. Ci siamo. Diavoletti, ci stiamo avvicinando, guardate. Ci sono delle piante super bellissime. Sì, queste sono super bellissime, Anto, ma nella foresta potrebbe nascondersi qualcuno. Oh, sono super bellissime queste piante. Ci stiamo avvicinando. Ci stiamo avvicinando. Ok, ci siamo quasi. Dai Vinci, cammina, cammina. Sì, ci sono. Stiamo andando nella foresta. Secondo voi si nasconde qualcuno nella foresta? Chissà, secondo voi si nasconde uno sconosciuto? Isolato qui, potrebbe esserci qualcuno, Anto? Anto, da questa parte? Diavoletti, stiamo continuando con la passeggiata e non sta succedendo niente. La foresta è gigante e potrebbe uscire qualche animale selvatico. Sì, un lupo? Un lupo? Oh, Vinci, che ansia! Sì, Anto, dobbiamo pensare a tutto perché siamo nel bel mezzo della foresta. Potrebbe essere pericoloso. Ok, noi... Dobbiamo per forza continuare con la nostra passeggiata. Possiamo anche ritornare a casa se ti va. Noi continuiamo a camminare. Oh, che ansia. Ok, scusa, pianta. Anto, attenzione, queste scale potrebbero cadere. Ok, siamo qui. Ehi, c'è qualcuno? No. Non c'è nessuno qui. Anto, perché cerchi di richiamare qualcuno? Non c'è nessuno qui. Vinci, guarda! Qui ci sono dei fiori! Wow! Bellissimi. Vinci, aiuto, stiamo camminando nel bel mezzo della foresta! Lo so, ma almeno abbiamo visto quei fiori fantastici, guardate! Sì, sono dei fiori fantastici, ma... Abbiamo molta paura, molta paura! Sì! Secondo me dobbiamo tornare a casa! Oh no, che ansia, che ansia! Vinci, aspetta, aspetta! Di chi sono quelle sedie lì? Ci sono delle sedie? Sì, ci sono delle sedie lì. A chi appartengono? Che sono ansia. Delle sedie nel bel mezzo della foresta. Questo sì che è spaventoso. Qualcuno dorme qui? Ok, Vinci, secondo me dobbiamo tornare indietro. Sì, attenzione, guarda Vinci. Bene dove metti i piedi. Ci sono tantissime piante, ci sono tantissime piante. Wow, guarda! Sì. Cosa? Diavoletti? C'è uno sconosciuto! Nella foresta? Anto? Vinci? C'è uno sconosciuto? Sì, è proprio seduto lì. Su quelle sedie! Guardate, diavoletti! C'è uno sconosciuto seduto su quelle sedie!
Cosa ci fa lì? Ehi tu, sconosciuto! Potrebbe rapirci! Ma cosa ci fa lì? Tu vivi qui? Sì! Sì? Vive nella foresta? Ok, quindi questo sai cosa significa? Vinci, dobbiamo... si sta alzando! Guardate, diavoletti! No, si sta avvicinando! Tanto dobbiamo scappare a gambe le... Vinci, oh no! Sta prendendo Vinci! Vieni subito qui! Dove sta portando Vinci? Vinci! Cosa? Oh no! No, 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 no! Vinci! Ah, ah, lo sconosciuto? Ha rapito Vinci? Vinci! Oh no! Lo sconosciuto ha portato Vinci nella foresta? Eh sì, ha portato Vinci molto lontano. E adesso io devo cercare Vinci. Diavoletti, riuscirò a trovare Vinci? Io ho molta paura, molta paura. Ok, avviciniamoci. Diavoletti, dobbiamo ritrovare Vinci. Guardate! Queste sono le sedie dello sconosciuto! Che ansia, che ansia! Lo sconosciuto vive qui, vive in questa foresta? E dove ha portato Vinci? Dove ha portato Vinci? Vinci! Vinci! Oh no, Vinci, dove sei? Dove sei? Aiuto, diavoletti! Cosa devo fare?